Adesso, in teoria, dovrebbe sentirmi anche il ragazzone, con un microfono diverso, perché a quanto pare l'intro non vuole andare. Mi limito a dire una cosa, che spero impiporittisca soprattutto i veterani. Oggi, se l'allievo sarà bravo, sarà una sua e non una mia osservazione, fatta nella Veteran Run di Diamante Lucente e Perla Splendente, a divenire canonica e a espandere per sempre la lore di Pokémon. 3, 2, 1, sigla! Del destino appollano il passato tra lande sconfinate ostili e mitiche. Noi studieremo ogni Pokémon scovato, abituati a venerarli come dei. Non guarderai il tuo mondo mai più come prima. Saidonia svela sempre nuove verità. Sabacco in sintonia con l'energia divina, schivare la sua abilità. Siamo fatti di storie trasportate dal vento, come un filo invisibile che ci lega dentro. Un nuovo mondo con i Pokémon. Show me a power with the Pokéball. Potente rapido l'attacco che ricordi ed avventure sbloccherà. Un nuovo inizio con i Pokémon. This is your last. Soddisfatti dal percorso di investimento che si sta facendo? Beh, questa opening è stata supportata da NordVPN. Let's go! Ma buon pomeriggio a tutti, amici videospettatori, e in particolar modo con un microfono che mi sono accorto stavolta non funzionare nell'intro, ma Dio solo sa perché. Buon pomeriggio, ragazzone! Buon pomeriggio, ti abbiamo sentito una volta scoperto l'arcano del microfono sfortunato. Purtroppo questo, ma in realtà io sto usando questo microfono e qui in questa scena va, nell'altra scena, nonostante sia presente come audio, ha deciso che non gli piace andare. Ma guarda, ne parliamo spesso nel privato, Elgato, OBS non smettono di stupire e ti assicuro che non è qualcosa di cui mi lamenterei fossimo 7 anni fa. Bravo, sì, vabbè, solito discorso. Perché adesso noi, esatto, abbiamo un green screen portatile alle spalle, qualcosa che un tempo io da VFX, da ex VFX supervisor, ti garantisco è stato un cardiopalma vedere che è nato. Cioè era impossibile, io usavo i tendoni strappati dei set per farmi qualcosa, e adesso comunque vada, i problemi esistono ancora, anzi a volte peggiori di prima, e non smettono di continuare a crearsi. Comunque ragazzi, siamo qui. Comunque funziona, ce l'abbiamo fatta sempre. Ma mal che vada, avrete qualche, diciamo, discussione live su questi disastri. Ecco. Io intanto premetto, ringrazio tutte le persone che si stanno subando, sì, qui, come da te, i regali, grazie, esatto, ragazzi, gli grazie train. Mille. Voi non avete vostro, idea. Esatto, sì. Infatti stavo proprio pensando a questo, nel senso, nel mentre vedevo l'entusiasmo, il supporto e tutto ciò che ne scaturisce, stavo ragionando su, aspetta. Loro non sanno, cioè, cosa stanno, sì, pagando loro non sanno cosa stanno, no, pagando, però intanto in parte sì, abbiamo Giorgio, sì, Vanni, sì, cioè, abbiamo Giorgio sigla, Vanni, è vero. E ti faccio una domanda, sì, dimmi tutto. Perché stavo osservando nel mentre setto lo schermo, metto il mio per te, ti dico secondo te è un nuovo inizio per i Pokémon? Sì, secondo me sì. Secondo me sì. È un nuovo inizio per i Pokémon. Non è un nuovo inizio per Game Freak. Esatto. Sì, ok, sei d'accordo? Mi trovi molto d'accordo, perché quello che penso io sarà:
Allora, la vera domanda verso la quale io non posso darti, e neanche tu lo so, cioè è inutile che io ti chieda, è inutile. So che mi diresti beh, perché purtroppo con questi bisogna fare beh. Non è detto che si possa sperare davvero in un'evoluzione di quality of life presa da Arceus per la nona gen, non è detto, quindi lo scopriremo. Secondo me già no, per me lo metteranno dentro il filone Arceus, nella loro visione delle cose buone sono legate al nome e non alla timeline del franchise per intero. Si chiama Leggende Pokémon, queste cose valgono solo per Leggende Pokémon, hanno sempre fatto così. Però speriamo da una parte sono d'accordo, dall'altra qualcosina. Ma oddio, non è, oddio, da Let's Go non hanno neanche preso le dimensioni. Hai capito? Sì. Le proporzioni sono tornate ora. Sì, sì, ok. Hai capito perché ti dico che... Beh, sì, dici no, le proporzioni, cazzo, ormai le avete messe, le mettono anche di là. No. Però, comunque vada, indipendentemente da che piaccia o meno, o che la cosa funzioni o meno, è stavolta, solo stavolta, salvo le aggiunte di BDSP, effettivamente chiaro che c'è, sottile segreto che sia, ma non solo, perché Legend Arceus è abbastanza macroscopico in questo, perlomeno sì, nella trama principale, una direzione che voglia mettere un folklore reale, una storia, qualcosa che si leghi non soltanto al Gotta Catch Em All, diventare campioni. Quindi, in una generazione, io mi aspetto sicuramente più sottile, ma un Eternatus, ecco, un qualcosa che ti faccia pensare alle cose che ormai hanno perlomeno una base un pochino più solida. Fico, allora. Hai ragionissimo. Lo spero anch'io che non si ritorni magari al... ok, devi diventare campione, c'è un cattivo che vuole conquistare il mondo, fanculo. Ormai a questo punto ci siamo, mi hai dato la combo Diamante e Perla che mi ha ricordato quello che hai fatto nel 2006. Leggende Pokémon, che lo vedrete, ha una vagonata di lore. E a tal proposito farò una piccola introduzione adesso nell'introduzione. E quindi spero che ormai almeno qualche briciolina ce la diano anche in generazioni canoniche, diciamo plus plus, visto che è tutto canonico qui, però la doppia versione mantiene, no, ancora ai nostri occhi un po' quella valenza di è quello il vero nuovo Pokémon, quello con i due nuovi leggendari, con i tre starter, col nuovo prof, nuovi avatar, eccetera eccetera. E intanto mi hai mandato lo schermo, mi hai detto, giusto? Yes. Allora, io devo fare questa introduzione perché mentre che stiamo andando avanti con la Veteran, io sto anche, diciamo, avanzando con le ricerche sul contenuto che sta venendo fuori da questo gioco e devo dare una brutta notizia al mio pubblico, che in parte ho già comunicato su Facebook / su Instagram taggandoti, ma ne sto avendo la conferma a ogni minuto che passa perché ho già lo staff a lavoro. Ho trovato tutte quante le descrizioni di lore, mettiamola così, che sono tante, sono più di quante vi avevo comunicato all'inizio, perché ho finito poi il gioco al 3000% e ho trovato qualcos'altro, ma ne parleremo. Comunque, tutte le descrizioni di lore che ho trovato in italiano le ho anche ritrovate in giapponese, quindi dampate direttamente dal gioco, sono tradotte un po' così e così. Spezzo una lancia a favore dei localizzatori italiani. Tradurre questi oggetti, e si parla anche delle lastre, purtroppo, che già sapete adesso avere delle descrizioni, probabilmente anche inedite, insomma te lo sarai aspettato, Mike. E anche le lastre hanno delle traduzioni a volte proprio in italiano difficili da comprendere o legate a dei personaggi che poi invece si perdono nel corso appunto della translation, della localizzazione. Spezzando una lancia a loro favore, devi conoscere bene tutta la storia di Pokémon, forse, per riuscire a contestualizzare certe frasi e non perderti in un bicchiere d'acqua. Certo. È chiaro che qualcuno potrebbe rispondermi, ma cazzo, sono i traduttori Pokémon, dovrebbero prendere gente che conosce i giochi. No. Non sempre è possibile, e soprattutto le aziende spesso tendono, e hanno ragione su questo, a non prendere fan, proprio perché questo riduce drasticamente i leak, bravissimo. Se non te ne frega niente di Pokémon, tendenzialmente torni a casa la sera, non è che ti metti a parlare di... oh mio Dio ragazzi, amici di Pokémon che mi seguite da casa, ho appena scoperto che esiste un Eternatus 2. E se non sei fan, probabilmente conoscerai pochi fan di Pokémon, parlerai poco di Pokémon, e per loro ovviamente i rischi sono minimizzati. Ma in generale però... sono più che altro i localizzatori gaming, non di Pokémon. Cioè sono proprio infatti. Quindi non si può fare, cioè. Hai ragionissima, è una cosa che si può estendere a tutto quanto il gaming. Quindi, morale della favola, spezzo una lancia a loro favore.
qui avevano veramente l'eredità della lore di Pokémon del 2006 da gestire. In alcune traduzioni è successo un disastro. E anche qui metto ulteriori mani avanti. Questo vi porterà a vedere un effetto non troppo diverso da quello che credo di aver intuito è stato quello di Mike in Dark Souls 3, in certi anelli, in certe traduzioni, in certe letture. Cioè, mi vedrete ragionare su dei testi in italiano, io non li conoscevo all'epoca in inglese né in alcun'altra lingua, che in realtà sono molto più semplici da comprendere o magari hanno proprio un significato diverso in lingua originale. E purtroppo non ci si può fare nulla, è andata così. Spero che la Veteran Run e poi i video che faremo su YouTube aiutino a chiarire al meglio i significati presenti in questo gioco, che insomma, per chi ha seguito la lore Pokémon da sempre, sono piuttosto incredibili e importanti. Chi guarda la live dalla mia prospettiva sentirà una musica di sottofondo particolare che ha un significato per chi mi segue. Oh. E sappiate che quel significato è un po' come i tuoi titoli, la mia musica, ok? Verità. Ho capito, sì. Se c'è questa musica sotto è perché oggi mi aspetto di parlare di qualcosa di molto importante. E l'introduzione che ho fatto breve, e l'ho fatta breve solo perché non riuscivo a trovare il microfono, qui la voglio fare un attimino più lunga. Sono qui, siamo qui, ed è bellissimo. Sono l'uomo delle introduzioni sempre, nella Veteran in cui faccio da maestro e da allievo, ormai mi avete capito, sono un chiacchierone. Ma in realtà qui è un elogio grandissimo al mio allievo. L'allievo ha fatto un'osservazione durante la Veteran Run di Diamante Lucente per la Splendente, che già all'epoca commentai come, oh figo, effettivamente non ci avevo pensato, non vi dirò qual è. Però lo scopriremo presto se oggi il ragazzone troverà quello che deve trovare. Quella osservazione per me, che era già fattibile quindi ai tempi di Diamante Perla, oggi è stata espansa all'inverosimile. Wow. È una cosa sulla quale io non mi sono mai soffermato, è un uso di termini sul quale io non ho mai messo l'accento e che invece l'allievo ha sentito come un significato importante. Io credo che ci avesse visto bene. Ci hai visto bene, secondo me un dettaglio specifico di una cosa era molto più letterale di quanto non potesse sembrare. Ne parleremo non appena troverai qualcosa e insomma, secondo me ti divertirai anche tu a trovare un significato nel significato in quella cosa. Ma ovviamente rimango sul vago. Mi piace la prospettiva. Ti vedo intanto questare io. Allora, no, non sto questando perché... non mi sarei mai permesso, in quanto avrei sicuramente, visto che mi hai detto una lista di quest, quasi il 95%, da fare insieme, non ho questato perché altrimenti avrei dovuto leggere i dialoghi e magari scoprire qualcosa. Okay. Ho semplicemente liberato dei Pokémon. Ok, hai fatto bene, ti sei fatto dare le rocce lì. Esattamente. Allora, io ti darei, diciamo, un... quest log quasi interno nostro della serie oggi, ok? Vai! Dimmi. Noi abbiamo due batch di quest da fare, se ti ricordi. Sì. Un ballino sono da fare all'acquitrino vermiglio, l'altro invece da espletare alla landa ossidiana. Mi concentrerei prima sull'acquitrino vermiglio, cioè sulla mappa attuale. Assolutamente d'accordo? D'accordo. Perfetto. E quindi, ora, se non sbaglio, tu dovevi fare il report a Soruan o no? Forse l'avevamo già fatto? Allora... No, l'avevamo già fatto, mi sa, sai? Io ho una quest principale all'edificio. Quindi forse devo parlare con Soruan. No, non è principale. Più merce sugli scaffali è una sub-quest. Ah, perdonami. La quest... Hanno lo stesso simbolo quando le tracchi. Ah, diventano... Va bene, chiarissimo, sì, perfetto. Sì, sì. Anche se hanno simboli... È controintuitivo. Anche se hanno simboli diversi nel quest log. Ok. Poi okay. Il tracking diventa principale. Però in realtà è vero che è controintuitivo... Ma tantissimi open world lo fanno. È vero. Prende il colore della principale. Va bene. Allora, direi che... Di traccare, gioia... direi... Bravo, tracchiamo Marue in difficoltà direttamente. E tanto poi lì traccherai anche le altre subquest della Pino Vermiglio. Se vuoi aprire il quest log per avere chiare quali l'ho siano, fallo pure. L'ho fatto durante la tua introduzione. Ah, okay, e adesso sto con... l'obiettivo principale è probabilmente di intanto mandare a casa, salvo che sia nell'acquitrino, cioè salvo che non sia nell'acquitrino, la quest che era già pronta, ossia più merce sugli scaffali. Ah no, spiga rigogliosa 0 su 3. Ne avevo 3 su 3 prima. L'ho venduto, l'ho buttata. Che è successo? Vabbè, non importa. Ne avevi 3, sì, mi pare, no? Adesso sono 3. Ora sono 0. Aspetta, forse le hai depositate.
Ah, e conta. Ah, ok, Sì, sì. non te le conta nel portastrumenti, controlla. Ecco, No, no, sì, no, no, ho depositato mentre parlavi, ne ho 13. vedi, Ok. vedi. Prendine tre. Perfetto. Te le tieni dietro, poi insomma. Done. Vedi tu. Bene. Io seguo te. Ricordati di Ursaluna. No, ma figo, stai scherzando? Guarda, allora, ti faccio uno spoiler. Allora, la mia community riderà, ma potrebbe non esserselo aspettato questo. Cioè, potrebbe non aspettarsi che questa cosa accada veramente. Te lo dico adesso, lo dico a te, lo dico alla mia community, lo dico alla tua. Loro hanno un precedente in Dark Souls 3. Qualcuno già, Ok. avrà già il senso di ragno che tu schizzi pizzica. Per farti capire il tipo di videogiocatore sono. In Elden Ring, io, contro ogni logica parametrica, non riuscirò a trattenermi, per quanto ami, ed è già molto dispendioso di risorse, fare personaggi eclettici, quindi che possano fare bene o male tutto, io livellerò con enorme priorità, gravissimamente pericolosa, salvo che esista la Blue Sword di Demon's Souls anche lì, ed esiste, ma non, in blind non sai dov'è, io Ok. livellerò tantissimo il drop rate. Fortuna. Che non serve quasi mai a niente. Quindi, tranquillo, Ursaluna è la mia. È il mio Perché tu spirito hai guida. paura che possa esserci una barriera per l'ottenimento di oggetti, ovviamente Non importanti per tanto la una lore? barriera, tanto quanto il fatto che se il drop rate passa dal 2 al 7%, ho più chance di trovare qualcosa di figo, no? Certo, E quindi io assolutamente. livello fortuna. Vabbè, tanto poi lo farai in blind, immagino. Sì, esatto, e saprò dire se funziona. Esatto, e poi tanto io non avrò bisogno di questa Sì, no, cosa. Vabbè, stavo per fare quella battuta, ma vedo che tu sei abbastanza crudele. Tanto hai i trovato il miei. gradino a Shine, ma che vuoi da me? Ok, touché. Allora, acquitrino vermiglio. Esatto, torniamo. Però scusa, se sto seguendo la questa delle spighe, allora è dentro. La quest delle spighe è dentro, sì, se la vuoi Scusa, allora consegnare. aspetta, aspetta, aspetta. Vai pure, vai pure. Andiamo. Vai pure, ti guardiamo. Ah, è un secondo, eh. Sì. Mi Tanto qui c'è il dicono che merda. Giratina Shiny contro bilancia. Sì, crescenzo del cazzo. Giratina Shiny contro bilancia i prossimi 10 anni di sculi nei Souls, sono d'accordo. Non nego. È stato un momento che non dimenticherò mai. È Mai. anche un bel momento, dai. Bellissimo. Ah, vuoi tu? Ah, sei il membro della squadra di ricerca che ha placato il re delle foreste. A cosa devo l'onore? Oh, sei qui per conto di Choi. Mamma mia, design Pokémon, che treni. Beh, in tal caso puoi anche tornartene da dove sei venuta. Io a quello lì non vendo nemmeno l'acqua. Sono già abbastanza inalberato per queste spighe rigogliose che non riesco a trovare. Ah, aspetta, ho le tavergole o ne hai? Se me ne dessi qualcuna mi faresti il fornitore più felice del mondo. Me ne bastano giusto tre. Ma Direi anche no. giusta. Le risposte cattivissime del protagonista mi stupiscono sempre. Ah, simbolo dell'acquitrino vermiglio. Ah, comunque qui in chat ho un utente che vorrebbe, poi vediamo come, ma assolutamente, regalarci a entrambi un Paras Shiny. Ne avrà trovati parecchi. Ma sì, ma perché no? Fichissimo, grazie. Quelle distese dorate mi riportano alla mia cara terra natia. Secondo me le spighe rigogliose combinate con altri materiali emanano un profumo delizioso. E tira i Pokémon come niente al mondo. Ah! Ah, lo fa davvero. Ah, puoi creare il. Ok. Ma rifornirò il negozio di Choi. Voglio chiudere un occhio, ma solo perché sei tu. Ok, grazie. Ah, ancora continua. Vediamo un po' che dice come NPC. Oh, no, che okay, è ancora legato alla quest. Ok, andiamo. Esattamente, esattamente. Nice. E adesso, questa qui te l'ho detto, è una mini storyline che è carina, secondo me, portarla fino in fondo. E lui non vuole rifornire il negozio di Choi, ma non si sa Esatto, perché. esatto. Ah, grazie alla tua mediazione finalmente ho potuto rifornire il mio negozio. Scusa se ti ho coinvolta in questa storia. E che Tao, insomma, ha le sue fissazioni. Comunque sono proprio contento della qualità dei nuovi prodotti. Dai un'occhiata, magari trovi qualcosa che fa al caso tuo. Vediamo, vediamo. Nuovi articoli all'emporio. Pokéball, Pesoball, piuma, opzione, super. Ah, palla orba. E poi. Vende le palle orbe e questi mangerini che
aumentano di molto il catch rate se sono ovviamente affini ai gusti dei Pokémon. Ah, vedi? Questi mangerini puoi farli anche da solo comprandoti l'ultimo materiale, che come vedi è il riso base. Capito. Mischiandolo a alcuni materiali, cioè alcuni ingredienti, ti permette di fare il mangerino che ti costa 400. Quindi polpetta, miele, coleotteri e esseri magici. È interessante che ti diano una tipologia, però poi una descrizione estremamente confusionaria, nel senso che io posso capire Monster Hunter hai Wyvern e altre creature. Qui hai esseri magici e mostri. Figa. Cioè, esseri magici potrebbero, cioè, sì, molto interpretabile, però ok, figo. Per ora abbiamo trovato... Credo folletti. Sì, credo anch'io che si parli di folletti oppure... Però mostri, sai, mostri... Allora, ok, let's go. Mostriciattole tascabili sono un po' tutti. Acquitrino vermiglio. Andiamo. Però c'è un gruppo uovo che, se non sbaglio, si chiama mostro. Hai ragione. Me lo ricordo da XY quando ho fatto un po' di breeding. Acqua 2, minerale. Oh! Eccoci qua. Addirittura, appena tornati già c'è un dialogo narrativo? Certo che la ragazza di prima ne ha mangiate di mochi di patate di Rampai, eh? Ah, ora che ci penso. Una volta mi pare di aver visto Genaria in groppa a Ursa Luna che scavava nella terra in cerca di tesori. Sarà perché ha un olfatto sviluppato, immagino. Ah, è persino trama a usarla. Beh, cavolo, più esplicito di così un consiglio su usare Ursa Luna? Ma ti ricordi che proprio ce lo disse Soruan insieme ad Amon? Ci dissero, vabbè, per trovare Maru che non si sa più che fine ha fatto o perché ci abbia portati qua. Esatto. Direttamente proviamo a usare Ursa Luna. Allora, fammi dare un'occhiata. Io nel party ho... Non si può arrivare al Pokédex della creatura dal tuo party, vero? No, è una cosa scomoda questa roba qui. Sciocchini. Anche esatto. Io soprattutto in endgame, nella partita principale, ne avrei avuto bisogno. Del tipo, ok, ho questo Pokémon in squadra, voglio livellarlo. Come si fa a farlo... in maniera agevole? No, devo trovarlo nel Pokédex. Però io ho come Weirdear. Io ho Weirdear e Ursa Luna, ma non li ho. Sono... Non è vero. Sì. Cioè, ok. Anche se è strano che non te li faccia vedere nel Pokédex. Alla fine tu... Cioè, Weirdear lo vedi. Anche Ursa Luna ce l'ho qua nel Pokédex. Ursa Luna ce l'hai perché l'hai combattuto. È vero. Weirdear, è vero. Hai ragione. Mm-hmm. Vabbè, qui bisogna in realtà... semplicemente metterseli. Povero Quilava, non vedo l'ora di rimetterlo, ma finché ho questi Pokémon appena presi senza neanche un po' di punteggio, io non, mentalmente non ce la faccio. Va bene, per ora al party rimane questo. Allora, a questo punto, vediamo. Andando nella quest... No, devi provare l'effetto Skyrim di Ursa Luna. Quando sente che un oggetto è vicino, ti permette di fare delle robe devastanti. Vediamo un po'. Vabbè, Cherrim e Chukichi, ancora niente. Questo è nel villaggio, il Ponyta. Esatto, è la landa ossidiana. La spianata Filavento, non ricordo dove si trovi, quindi vediamo se per caso è qui. No, credo... No, questo è il... No, si torna indietro, quindi no. Guarda, io non ho tutte le tue quest, ma se vuoi ti aiuto a guardarle. Prego, dimmi dove... Allora, vai nelle richieste, mettimele in ordine. Esatto. E completamento, okay. Esatto. Hai sicuramente gli ippopotas maschio e femmina da fare qui. Questo lo sapevo anche senza metterli come main, ecco. Perché... Poi, alla ricerca di foglie amare ti dice che... devi parlarne. Roselia da fare full. Non mi ricordo e se hai finito la pagina. Questo l'ho fatto. Ok, allora, è probabilmente qui accanto l'NPC a cui consegnare la base. Poi, la base brulla, dobbiamo farla. È qui? È qui, sì, assolutamente, per fare un nuovo campo base. E gli Psyduck no, perché è da fare al villaggio. E anche l'arte della lotta con Pachirisu potresti fare qua. È proprio qua accanto. Perfetto, fantastico. Allora, qui abbiamo l'NPC subito. Eccola lì. Hai finito con le ricerche? Vediamo subito cosa sei riuscito a scoprire su Roselia. È velenoso. Con quell'aspetto così fragile e delicato di Loshenia. Non posso crederci. A ogni modo sono felice di aver imparato così tanto su di lui. Eccoti un regalo per avermi accontentata. Polpetta Spig. Che è nuova, non l'ho mai avuta. Allora. No, mai. Quindi...
No, Puoi pardon. fare quella di Pachirisu. Tu hai catturato un Pachirisu, sì. Sì. Ok, allora puoi fare anche quella di Pachirisu, se non mi ricordo male. Sono tutte vicinissime. Ecco qua, su quella di Pachirisu ti guardiamo. Va bene. La caposquadra alla pilla mi ha sottoposto a ogni tipo di allenamento, ma la mia abilità nelle lotte non è migliorata nemmeno un po'. Per questo ho deciso di venire qui in ritiro con il mio Pachirisu. Ma non è per niente chiaro come far lottare il mio amico per vincere. Ho sentito dire che sei molto forte. Non è che potresti mostrarmi come far lottare Pachirisu efficacemente? Beh, non combattendo contro di te, dovrei usarlo e spiegartelo. Vorrei che tu lottassi al fianco di un solo Pachirisu. Praticamente quello che ti sta chiedendo è di metterti in squadra solo un Pachirisu. Sì, esatto. Ops, no. È l'antenato di Sejun Park. Secondo me non è a caso questa cosa. È l'antenato davvero del campione mondiale che ha vinto con Sejun Park. Allora. Vediamo un po', Pachirisu, ce l'ho sicuramente. Al solito, ragazzi, mi vedete con un po' di ritardo, cioè mi sentite con un po' di ritardo. Vediamo se faccio cerca, perché magari... Sì, no, sono sicuro di averlo preso. Vediamo un po', cerca. Pokémon. Pachirisu, vai. Cerchiamo, colori, colori, colori. Niente, niente. Eccolo Eccolo! là. Dai. È un treno questo, però. È Alfa, esatto. Ma Vai. sei pazzo? Vabbè, dai, un Pochi! bell'alfa. Ok. Guarda come si muove incavolatissimo. Perfetto. Guarda che mosse che ha, terribili. Let's go. Dai, bene. Poi tra l'altro, porca miseria! Devo cercare di... Ah, vedo che... Ci sta. Ma il fatto è che qui diventa quasi un RNG su... Entra paralisi o no? Perché mentre il sonno, bene o male, è quasi fisso. Ah sì, scusate, me l'ho anche preparata la scena. Aspetta, ragazzi. Allora, io non ho neanche. Cioè, non ho mai preparato pozioni. Quindi sono molto impreparato a cose così pericolose. Però. Comunque ha 2 turni. Quindi meglio fare quanto più male possibile. Ah, non ho visto mica la caratteristica del nostro amico. Se Pachirisu è speciale o fisico. È principalmente fisico. Credo sia mixed, ma comunque penso faccia più male fisicamente. Vediamo che succede con questo, perché tanto non perdo un Però turno. l'altra è stab. Ah, perché lui è elettrico, è vero. Paralizzati. No! Ok, il grande Again. allenatore fortissimo. Beh, Ursaring contro Pachirisu. No, è vero, mi ero dimenticato che era elettrico. Mi sembrava normale, ma è vero, le guanciotte elettriche... È un antenato di Pikachu, o meglio, un Eh sì, lo cugino. sappiamo, è un cugino, abbiamo scoperto ufficialmente essere... Esatto. Me l'ha curato oppure è svenuto? Ah sì, mi ha fatto... Whoop! Va bene. Comunque ti dico che questa quest l'ho fatta con un Pachirisu al 27 e ho pianto. Ma ti credo, In ti credo. blind. Ah no, le guanciotte, vedi, le guanciotte... Tese Perfetto. gialle. Anche se non mi fido, non è vero. I colori non sono qualcosa di cui mi fido perché dopo Luxio, che non è Qui puoi buio... cominciare a sperimentare anche con la rapida. C'è Eh no, ma infatti no, guarda, ieri ho fatto 3 turni consecutivi, è stato veramente molto bello. qualcosa qui che ti fa fare occhioni, cioè, che ti fa fare doppio turno? Dopo, nel senso che Dopo. sgranocchio prima lo faceva fare. Cioè, se io uso Tuononda, poi me lo fa fare dopo, però... Eh beh, certo, perché è paralizzato, gli diminuisce la velocità. Esatto. Però in effetti, con questo intanto può farmi meno male e vediamo un po' che succede. Tanto i Vediamo. turni in cui lui ha lo status negativo bastano per ucciderlo. Ti dico, allenati bene su queste fight, un giorno ti servirà. Mi piace che lui utilizza sempre la mossa super efficace. Oh! Acci picchia quanto Non è solo ti usa efficace! Battiterra, che è la mossa che gli fa acquisire velocità, per non Ma perdere troppi turni. è molto efficace il malus ai danni, eh? Dagli le secche.
Ah sì, questa tra l'altro era veloce, ha perso. Se non fa critico adesso, ok, abbiamo vinto. Bella. Nice. Ora faccio quella normale, poi faccio quella potenziata. Ah, non è morto. Okay. No, non serve. Quella era rapida. Però ho appena scoperto effettivamente quanto efficace sia togliere l'attacco. Cioè mi ha fatto meno di metà quando prima erano due terze. Yes, bravissimo. Hai davvero sconfitto Ursaring con un pace riso. Il tuo Pokémon era determinato, come se non avesse affatto paura di lottare. Mi piace che si fida così tanto dell'intelligenza di Paciriso. E dal modo rilassato in cui lo hai guidato si capiva quanto conosci bene il tuo Pokémon. Scommetto che il lavoro della squadra di ricerca deve essere tornato utile. Deve esserti. Non possiamo essere da meno, giusto? Oh. Sì, intanto tu contro Ursaring non ci hai combattuto. Ok. Ah, però ecco, sai che comunque questo genere di quest sono le migliori. Cioè qui c'è un minimo di ragionamento, di sfida, non è solo fetch. No, allora, infatti ne avrebbero dovute mettere di più, ma sì. Molte di più. Allora. Cioè ogni tanto qualche combat così proprio del tipo usa un solo Pokémon, battaglia... Cioè questa battaglia è fatta apposta per farti capire quello che tu hai appena capito, in realtà è un tutorial. Sì. Siccome Paciriso ha quasi sempre occhioni teneri, anche quello che catturi al 20, il concetto è devi capire che devi prima fargli la rapida per togliergli l'attacco, per poi sopportare, fare due turni di fila, sopportare un'altra mossa ancora e vincere. Cioè ce la puoi fare anche con un Paciriso al 30. Sì, esatto. Ok, ci siamo. Allora, dunque, a questo punto le altre quest sono da affrontare parlando al villaggio. Direi che il prossimo step non è tornare indietro, bensì muoverci verso un waypoint. Sì, e beh, il waypoint in realtà non c'è, ti dicono, ti ricordi, siamo rimasti al... Dobbiamo con Ursaluna annusare Maru. Dobbiamo capire dove si è cacciata. Sì, no, parlo il nostro waypoint. Ah, il nostro waypoint. Il nostro, ma certo, waypoint. Ah, e sì, ti direi, visto che mi piace fare le cose per benino, di metterlo per ora solo temporaneo, così raggiungiamo il posto, in questa piccola gola qui, così facciamo il giro, cioè andiamo a nord del lago Valore. Entriamo in questa conca che potrebbe nascondere qualcosa. E poi andiamo giù. E poi andiamo giù, esattamente. Va bene, guarda, lo sto piazzando anche io. Dove l'hai piazzato tu? Fantastico. Bella lì. Ok, tanto non c'è... Allora il blu è l'andare avanti. Sono quelli speciali, sono gli annusini speciali. Mentre il verde, quello che ti ha tirato fuori, ecco il giallo, è un oggetto o una poesia. Quindi il blu è la quest, intendi, ok. Esatto. È questo quello che ti volevo far vedere. Se sei persistent, vai. Quando lui sente il puzzo di lore, va Ursaluna. vuole speculare. Facciamo il giro. Se no basta fare... Prendere il vecchio amico. Sì, anche. Vecchio caro Weirdir. Bravi, entrambi stiamo essendo molto proficienti in questo. Guarda, in realtà i patron mi hanno inviato un link, un piccolo post di Twitter in cui hanno sgamato un modo per rompere la scalata. Con la ball? Sì. Ho visto. Però non funziona sempre. Ok, allora... Ok. Molto meglio questo del poke, della poke app. Minchia. Ma questo è come sempre funzionato in verità, eh. Cioè ora è una mount. Ma è come sempre funzionato. Perché smetti di cercare? Perché sei proprio... Ecco, esatto. Eri proprio vicino. Pepita. Non so, dovrebbe essere 50 per essere buoni. Beh, però sono 10k, eh. No, 5k, mi pare, non mi ricordo. Ah, no, sì, vabbè, il pezzo di ferro per me non è soldi, per me è Pokéball. Allora. Ok, intanto andiamo verso nord-est. Sì, come no. Quindi stiamo andando su. Un Barboach! Aspetta, non l'ho mai catturato. Vai, cattura pure. Dai, Psyduck, per favore. Dai, per favore. Ok. Stai cercando di prendere Barboccia? Sì, ma ha funzionato molto bene. Not simple. Preso. Ok. E a dire il vero, prima di correre verso nord-est c'è un altro lì. Au! Carnivine sono veramente cattivi. Un Tangela! E ci siamo già stati qua, ma sto trovando un sacco di Pokémon nuovi, aspetta. Sì. Vai. Non preoccuparti. Come sempre, siamo qua apposta. Stavo per tirargli una brega in faccia, ma invece
Vediamo un po' se riesco a fare il tiro. No. Bravo. Tangela invece mi è sempre piaciuto come Pokémon. Allora. Poi fammi vedere dove sei in mappa. Ma certo. Dovrei craftare Pokéball, altro che... Vabbè. Ok. Allora, in mappa ora sono qui. Molto a sud. Ecco, allora, dimmi. Quasi ti direi... Sì? Dandoti una piccola spinta, considererei... Dai. Prima di fare la parte a nord, perché tanto la parte sotto dell'isola facciamo non la possiamo fare. Facciamo questa qui a sud? No, quella non la possiamo fare, vedi, c'è il mare in mezzo. A meno che non si trovi un glitch pazzo, in teoria non si può. Beh, c'è il nostro amico Weirdier, però sì. Io consiglierei una ursa lunata pazza a lato sud. Potrebbe dare dei buoni risultati. Dici il ring ursino? No, nel senso, nella parte, guarda... Vedi il mio schermo? Aspetta che effettivamente adesso... Per colpa di Windows, poverino, si è rimpicciolito. Ok, ora lo vedo molto bene. Ok, in questa zona qui, diciamo, ok, dove sono io adesso. Sì. Potremmo provare a usare Ursaluna, così poi non ci torniamo più. Fammi rivedere. Capite dove sei? Lì? Oh sì, certo. Ah, ok, a sinistra del fiume, sì. In mezzo... Sì, perfetto. Così almeno poi non ci pensiamo più. Aspetta che faccio una cugina. Ragazzi hanno un'estetica piacevole. Ecco qua. Ti rimpicciolisco un pochino. Sì, fai. Ok. Perfetto. Ok. Ok, allora. Io intanto provo a fare le cose pazze mentre tu ti fai un guarda, la voglia. Sì. Cerco di capire se è fattibile fare quello che non si dovrebbe fare oppure no. Quindi facciamo le vettate. Ma scherzi? Allora. Tu Ursaluna bene dal basso piano dorato in giù, quindi la palude ma bocca certo, larga. Ma sì, certo. Sì, sì. Potresti trovare qualcosa di interessante. Più che altro perché così eliminiamo per sempre quella parte di mappa. Ci abbiamo decisamente preso tutto. Servirebbe piuttosto... basterebbe una patch, santo cielo, è un'animazione leggermente diversa. Lanciare le Pokéball e i Pokémon dalle mount. Allora. Beh, sì, sono d'accordo. Perché non si può fare? Cioè, non... Alla fine, anche logicamente parlando, cioè, non è che sei occupato a fare altro. No, infatti. I Paras, a quanto sto capendo, in community stanno diventando i Pokémon meme perché ti aggrano da cani catti. Mamma mia, quanto diventa veloce Ursaluna quando... Hai visto? Sì, diventa velocissimo quando... Quando sente il puzzo di oggetti o di lore. Cosa sente il piccolo Ursaluna? Piccolo. Cosa sì. Sente Ursaluna? Adesso lo scopriamo. Ah, è giù. Chi è sto? Ok, ti odio. Mi sa che era su. Con calma. Probabilmente potrebbe essere anche qui. No. Okay. Se ci sei quasi, secondo me. È su una delle... Non dire di no. Ah, perché tu non salti, tu scegli. Ursaluna non salta, no. Ursaluna, devi crederci molto più di così. Ursaluna.
Yeah! Oh! Bene. Oh! Antica poesia 1. Ah, aspetta che metto il tuo schermo, va? Antica poesia 1. Ah! Okay. Prego! Volevo che tu la trovassi questa. Scusami per la spintina, ma volevo che tu la trovassi. Ok. Unico autore. Vuoi leggerla adesso? Appena sposto un layer. Fatto. Ok. Leggi ora. Oh. C'erano due Pokémon nei tempi che furo. Lo spazio espandersi l'uno l'ha veduto, il fluire del tempo l'altro ha conosciuto. Decisero entrambi, per proprio conto, di andare in cerca dei confini del mondo. E di un nuovo futuro. Vabbè. Curioso dire nuovo, ma ok. E di un nuovo futuro. Il sommo Sinnoh. Con loro. Ma vai! Il sommo Sinnoh con loro. Allora, voglio leggertela subito in inglese, avendo già fatto il check per te di questa poesia oggi, anche in giapponese, confermandoti che la traduzione più vicina al giapponese è quella inglese, d'accordo? Assolutamente. Quindi quando puoi riaprila pure e io intanto te la leggo in inglese, traducendotela dall'inglese all'italiano, ma con il testo inglese davanti. Perfetto. Perché questa poesia secondo me è molto importante. Una volta ce n'erano due. E ok, anche qui direi che più o meno il significato è lo stesso. Immagino che si parli di Dialga e Palkia. Vabbè, direi possiamo che... Possiamo andare oltre, sì. Uno guardava l'espansione del tempo e l'altro quello dello spazio, ok? Uh-huh. I due, a un certo punto, sono andati via, sono partiti. The fullness of future did they seek. Quindi non si parla tanto di un nuovo futuro, no, ma in generale proprio di una ampiezza, di una di un definitivo conseguimento corretto. Cioè, del praticamente domani, intende okay? dire che un vero futuro bello, cioè un futuro pieno, bravo, un futuro che sia tale, che non sia semplicemente quel caos che magari ancora era quello che aveva in mano il mondo, quello che esatto. era il grezzo, ok? Esattamente. Okay. Fino ai in cerca dei confini del mondo, proprio come in italiano, ok? Sì. Il per proprio conto in inglese viene reso con una frase a parte che inizia con two different paths, quindi due percorsi differenti. Dialga e Palkia, dopo la creazione, hanno preso strade diverse, non sono insieme probabilmente, non lo sono mai stati. Each walking alone a path their own. Quindi proprio c'è un accento molto forte in inglese sul fatto che una volta nati, una volta che entrambi hanno visto il tempo fluire, lo spazio espandersi, hanno cercato questa completezza, questa pienezza, come mi scrivono anche in chat adesso, questo conseguimento massimo della radiosità del futuro, da soli. Anche, e invece in italiano poi termina con il sommo Sinnoh con loro, giusto? Il sommo Sinnoh con loro. Sì. Mentre in inglese dice, anche se, pur se erano appunto per conto loro, il sommo Sinnoh camminava assieme a loro. Quindi quasi forse da interpretare, secondo me, come il sommo Sinnoh vegliava su di loro, no? Cioè anche no, certo. se loro avevano intrapreso dei cammini solitari, in realtà il sommo Sinnoh camminava assieme a loro. Però non è un vegliava su di loro e basta, è letteralmente fisicamente con loro. Sì, sono d'accordo, come se appunto il creatore fosse sia con l'uno che con l'altro, ma in realtà i due poi andavano a camminare per questo futuro radioso e pieno singolarmente. Alcuni in chat addirittura dicono con la sua benedizione, secondo me ci sta. Ora, vorrei farti ragionare su un aspetto. Ok, sono prontissimo. Che... Ecco. L'aspetto riguarda quanto segue. Dimmi. Noi abbiamo sempre dato per scontato, noi fan di Pokémon di vecchia data, sì, che Dialga e Palkia
fossero in qualche modo delle divinità molto interessate al nostro mondo. Abbiamo sempre pensato che Giratina fosse quello pazzo, quello bastardo, quello cattivo, quello che non ha a cuore gli uomini e i Pokémon. Certamente. E invece Dialga e Palkia li abbiamo sempre interpretati come questi invece figli benigni di Dio che ci tengono al mondo Pokémon, all'unione uomo Pokémon. Invece non so come la vedi tu. Dimmi. Ma io in questa poesia noto tanta indifferenza, cioè... Indifferenza, dici? Io voglio sapere la tua. Quando leggo questa poesia, penso al fatto che Dialga e Palkia, dopo essere stati creati, non rivolgono la loro attenzione al nostro mondo, ma a qualcosa di più grande, che non sappiamo cosa sia, la fullness of future. Però vanno ai confini del mondo, non rimangono a vegliare su di noi, a controllare che il tempo non sia distorto, che lo spazio non smetta di espandersi o comunque non si corrompa. Semplicemente una volta che sono nati, vanno per la loro strada cercando, non so, un potere più grande, una creazione nuova. Come la interpreti tu? Su questo, ed è incredibile, wow, finalmente, mai successo prima. Su questo però non mi trovi d'accordo. E vai! Perché è interpretabile e mi affido alla tua esperienza, però credo che fosse troppo presto per gli umani. Cioè non credo che esistessero giusto ancora. Nel senso giusto che quello che dicono è che insieme al sommo sinno, però qua potresti già contraddirmi, sto pensando ai contraddittori, certo, sulla certo stele c'è Arceus. Quindi comunque vero, gli uomini hanno visto Arceus, hanno visto Dialga e hanno visto Palkia. Per forza, quindi, questo per forza. Effettivamente potresti aver ragione. L'istinto che mi viene a me dalla descrizione poetica del racconto è però che loro prima, insieme al sommo sinno, proprio questo hanno fatto. Attraverso il fatto che siano stati in qualche modo legati da Uxie, Axelf e Mesprit, hanno cercato i confini del mondo, hanno scoperto che cosa fosse stato creato, che cosa avrebbero controllato affinché tutto permettesse un futuro pieno. Non necessariamente solo per loro, un futuro pieno, un futuro completamente, diciamo, di successo. Certo. Quindi sono giuste entrambe, secondo me. Quello che tu intendi e quello che io interpreto di quello che mi hai detto tu è in realtà un pochino meno egoistico, ossia loro okay, sono superiori a noi, loro sono superiori all'uomo, loro sono i figli di Dio, per quanto, diciamo, vincolati anche per poter permettere quel futuro pieno dai tre spiriti, e loro devono da superiori andare a controllare a volo d'aquila sopra il pensiero del non sono gli Anunnaki degli antichi alieni e le teorie pazze, sono entità che una volta assecondato il desiderio dei tre e controllato loro uno dei due aspetti principali della nostra vita a quattro dimensioni, hanno cercato i confini del mondo e gestito quei poteri, quelle leggi fisiche dell'universo. Poi semmai si vede, però non è che non si interessavano a, probabilmente okay era parte del loro iniziare a generare un futuro anche per gli esseri umani, però ti direi, contemporaneamente, dopo aver giocato di Diamante Perla e aver visto quello che abbiamo visto, in generale io non sono proprio, cioè, paradossalmente, cioè io non sono stato d'accordo con te con quello che mi hai detto adesso, ma in realtà non sono d'accordo con quello che diceva la community. Io non ho mai visto interesse da parte di Palkia e di Algia degli uomini, mai. Cioè, capisco la statua, bello, capisco i disegnini, carini, ma non implicano interesse da parte di quelle creature per la nostra specie. Non ho mai percepito quelle creature come protettive o guardiane del nostro mondo, della nostra specie. Cioè, del mondo sì, della nostra specie in quanto esseri umani, no? Beh, ti posso dire che sicuramente adesso sembra abbastanza palese. Cioè, sembra abbastanza sì, palese sì, che sì, appunto, magari non c'è indifferenza verso la creazione. Però, se posso permettermi, forse la community Pokémon, io incluso, fino ad oggi, ha avuto una visione della cosmogonia Pokémon egoisticamente antropocentrica. Si è sempre pensato che in qualche modo a un certo punto tutto
accadesse per noi, per fare in modo che la vita umana si sviluppasse. Invece, Certo. in realtà, credimi, stiamo dicendo quasi la stessa cosa. I confini del Sì, mondo e il nuovo esatto. futuro, Stiamo, effettivamente sì, effettivamente i sì. confini, credo siano proprio legati al potere di Palkia e di Dialga, cioè i confini del mondo sono Palkia che si chiede fin dove arriva il mio potere. E il nuovo futuro è Dialga che si chiede in realtà la fullness, quanto questo tempo può fluire, quanto può espandersi. Quindi, Ok, mentre esatto, siamo io ho complementari. sempre interpretato la creazione, insieme a me tante altre persone, l'abbiamo sempre interpretata come un... E vabbè, a un certo punto loro si interessarono quantomeno alla salute di quanto creato. Secondo me, questa poesia esprime più che altro la curiosità di Dialga e Palkia riguardo il loro potere. Tant'è vero che non vanno neanche insieme, nonostante in teoria dovrebbero essere già stati vincolati i loro poteri attraverso il desiderio degli altri tre. Quindi sì, è vero, gli esseri umani ancora non esistono nel momento in cui viene descritta questa cosa, però allo stesso tempo Dialga e Palkia già prendono strade separate per esplorare il loro essere, per Sì. esplorare quanto possono andare oltre, quanto quello spazio può espandersi, quanto quel tempo può fluire. E di Fantastico, conseguenza, esatto. se, cioè, quando Cyrus li pesca, li pesca forse mentre sono ancora a fare questo viaggio. Dove erano Ah! Dialga e Palkia mentre Cyrus li ha evocati? Capito? È una sparata forte la tua, nel senso che significa che... Ah, beh, no, non è vero, perché non siamo così lontani nel passato, hai ragione. Ma anche se fosse, cioè, non sappiamo se... Potrebbero ancora star facendo quel viaggio. Bravo, cioè, è davvero possibile trovare i limiti del potere del tempo e dello spazio? Boh, esistono? Cioè, questa è una domanda che ti faccio e che non ha una risposta. Secondo te esiste davvero Allora, una fine dello spazio ti si dico... espande di continuo nel mondo Pokémon come nel mondo reale, Io come ti dico cosa l'universo in... penso. A livello di istinto, stavolta proprio per... No, in entrambi i casi è overthinking, ma secondo me in questo caso con questa poesia ci sta a farlo. Secondo me... È vero che la poesia sembra presagire una ricerca, quindi hai ragione, sono d'accordo con te. Contemporaneamente mi stupirebbe che Palkia e Dialga non sappiano già la risposta. Loro sono l'incarnazione di spazio e tempo. Come fanno a non sapere qual è il limite della loro essenza? Cioè, li stiamo quindi o sopravvalutando o sottovalutando. Non è facile. Questa è una bella riflessione quella che fai, secondo me. Cioè, quanto Ok. sono Consapevoli, esatto. consapevoli di Alga e Palkia e quanto frammentazioni di Dio? Ed è qui che si inserisce quel commento che ho fatto nell'introduzione e che vorrei risottolineare tutti insieme. Vai. Mike, durante Diamante e Perla, ha sottolineato il concetto di emanare. Archeus, la creatura originale, emanò Dialga e Palkia. E tu dicesti, cavolo, a volte sembra quasi che non li abbia fatte nascere, che non li abbia fatti nascere apposta. A volte sembra semplicemente che sia Sì, successo. Tant'è vero che in sì. inglese, te lo confermo, anche nella nuova versione delle lastre, in inglese la lastra che poi troveremo, ma che è identica a Diamante e Perla, dirà che two beings of time and space set free from the original one. Cioè, si sono liberati dall'originale, ma non nel senso che erano intrappolati, ma è No, quasi come certo, se Dio sì. fosse andato incontro ad una frammentazione. È stato il nostro ultimo commento, no? Alla fine di Diamante Perla, dire: Ma Archeus che cos'è? Probabilmente un'unghia Sì, della creatura originale. certo. Cioè, questa creatura si è risvegliata, ha creato l'universo insieme agli Unknown e poi è andata incontro ad un processo forse di involontaria frammentazione. Finché non è diventato Archeus, ormai l'unghietta di se stesso. Ma a questo punto, questo set free che io non ho mai cagato e che tu invece subito no, mi chiedesti, ma in inglese com'è? Bello. Secondo me va preso più alla lettera di quanto non si possa pensare. Mi Cioè, piace. Bello. credo che una volta creato l'universo, la sola azione di dire boom, l'universo è qui, abbia cominciato a frammentare questa bestia. E quindi qui si collega a quello che hai appena detto. Dio che perde pezzi.
rimane Dio e rimane consapevole di se stesso. Ti posso, mano che perde ti posso rispondere? Cioè, devi, siamo qua apposta. E questa serie sarà bella per questo. Ogni poesia allora ci porterà a fare queste discussioni. Io amo il fatto che tu stia facendo in background catture. È un'addiction, veramente. Ormai è un drogato. No, no, ma va bene. E anzi, è bello perché ho il mio schermo fermo sulla poesia e tu invece stai facendo background con catture. Min-maxing, professore. Va benissimo, va benissimo. Allora, rispondimi assolutamente, sì, fallo. Ti rispondo una delle poche volte in cui finalmente, perlomeno sotto questi argomenti, non ti introduco con... Potrebbe essere un errore, ok? Cioè, potrebbe essere una superficialità. Stavolta sono abbastanza convinto che questa non la sia. E la cosa mi piace molto. Ossia, la mia risposta è... Sì, rimane Dio. Sai perché? Ok, sì. Perché Archeaus ci ha comunque teletrasportato nello spazio. Cioè, ha ancora i poteri che ha emanato. Cioè, Archeaus. Nelle... Sì, Archeaus. Ma di alga? Allora, Archeaus, cioè, in Singio ci ha portato in giro, quindi ha quel potere. Di alga? Palchia di alga. Archeaus, sono d'accordo con te, in un certo senso rimane una parte di Dio quantitativamente maggiore. La vogliamo mettere così? Sì, sì. Palchia e di alga? Ti dico una cazzata, ok? Però è per farti capire, ok? Voglio solo mettere un po' di cose in prospettiva. Ti ricordi quell'Archeaus... evento che ti feci vedere? Certo, è proprio quello, che mi riferivo. Ecco, quell'Archeaus evento aveva tutte le mosse di alga, palchia e ghiratina. Anche se erano già nati, esatto. Non ha perso quei poteri una volta emanati. Bravissimo. Se noi scoprissimo che questa cosa divenisse in qualche modo canonica in questo gioco, non sto dicendo che succederà, ti dico. Mm-hmm. Se ci dovessimo rendere conto che Archeaus di Leggende Pokémon Archeaus ha ancora i poteri dei figli? Sì. Vuol dire che in verità si sono separati da lui pezzi che incarnano tempo e spazio, ma che non sono la loro totalità. Sei d'accordo? Cioè, siccome Archeaus sa fare ancora quella roba, non ha perso del tutto il controllo del tempo e dello spazio e dell'antimateria. Semplicemente allora, l'80% di quella roba è finita in una nuova creatura perché si è spezzato. I casi sono due. Propendo, e sono d'accordo con quello che dici tu, quindi mi piace molto di più e lo trovo molto più logico, specialmente visto quello che è accaduto con Cyrus. Quindi quando ha chiamato l'uno e l'altro all'interno della nostra run, abbiamo visto quanto estremo fosse il potere di Alga e Palkia, cioè potevano veramente distruggere e distorcere. Quindi sono chiaramente estremi in questo. Quindi il caso 1 è questo, sono l'80%, è rimasto qualcosa ad Archeaus. Ora, anche perché nell'evento delle rovine Singolo, dice giustamente Ferdi qui in chat, ne crea altri. Lo abbiamo visto insieme, no? Crea l'uovo di altri figli, quindi ce l'ha ancora la possibilità di frammentarsi. Esatto, esattamente, può farlo più volte. Oppure, in una idea più monoteistica, il suo potere è infinito, quindi non perde mai, semplicemente ha emanato delle entità, ma che non sono riduttive di quello che ha, semplicemente additive. Sì, sì, può essere. Ha fatto solo un'osmosi, cioè non è un'osmosi, il contrario, però insomma si è separato. Dividere infinito rimane infinito, sono d'accordo, sottrarre a infinito rimane infinito. Esattamente. Non è che siccome era infinito prima perde un pezzo, se è infinito è infinito sempre, quindi infinito meno 100 rimane comunque infinito, sono d'accordo. Esattamente. Anche questa è assolutamente un'interpretazione valida e non posso... Non possiamo, no, è tutto... Ecco, non posso mettere in discussione questa cosa. Certo. Però, ecco, se io ti posso dare la mia interpretazione, ma credimi, è l'interpretazione saidonia e non un foreshadowing di qualcosa. Chiaro. Secondo me di alghe palchia invece non sono come Archeaus o come i frammenti della creatura originale, se li vogliamo chiamare così. Secondo me di alghe palchia non sanno poi così tanto di loro stessi. Né tanto mi piace, meno... sono d'accordo. Sono demigod loro, non sono god. Bravo, demigod secondo me rende molto bene. E voglio dire anche un'altra cosa. Noi non abbiamo mica mai visto tutto sto rapporto paterno tra Archeaus di Alga, Palkia e Ghiratina. Cioè, non è che ci hanno raccontato delle coccole. Ora la butto in caciara, ma capisci cosa intendo. No, ci mancherebbe altro.
Cioè, Archeus ha camminato con loro, quindi qui sappiamo che quantomeno vegliasse su questi figli, su queste emanazioni, chiamiamole un po' come cazzo ci pare. Però poi ha smesso. Però poi ha smesso e in qualche modo io credo che davvero qui la poesia numero uno ci comunichi che Dialga e Palkia non sono i guardiani, che peraltro gli stessi Isuiani pensano che siano. Il team Diamante e il team Perla si strapperebbero le palle per il sommo sinnoh che credono essere Dialga e Palkia. Ah, ho capito che cosa vuoi dire. Mi piace molto. Se loro fossero emanazioni uno a uno, anche della consapevolezza, chiamiamolo del padre, avrebbero già saputo quali erano i confini del mondo. Bravo, esatto, esattamente. Mentre li cercano, quindi se li cercano vuol dire che in primis non conoscono tutto, non sono come Archeos, che sicuramente invece conosce i limiti, anche se questo limite dovesse essere infinito. Il fatto solo che loro si pongano la domanda, credo stia a significare che non lo sanno, non lo sappiano. E nonostante qui siamo davanti a una religione che fa di Dialga e Palkia la divinità ultima, la poesia, chiunque abbia scritto questa poesia è convinto del contrario, è convinto che Dialga e Palkia non è che gli importi poi così tanto degli uomini che pregano per loro, sono lì che stanno cercando di capire quali sono i loro limiti. Non sappiamo se questo viaggio è finito, perché la poesia parla di quando sono nati, magari poi è successa roba nel mezzo. Però, secondo me, Dialga e Palkia sono da vedere come queste entità che non sono poi Sono così. bellissime queste poesie, perché, cioè. Sì. Guarda che questa non è neanche il massimo che faremo, quindi tranquillo. Anzi, questa qui te la valuterei 6 su 10 come intensità di Ok, quelle che troviamo. wow. Però ecco, dimmi se sei d'accordo, secondo me Dialga e Palkia erano una parte del tutto, ma molto meno tutto di quanto non si sia interpretato all'interno di Diamante e Perla. Forse l'errore di Cyrus era ancora più madornale di quel che pensiamo. Sorge spontaneo chiedersi. Giratina? Cioè, cos'è solo lo scarto? Cos'è successo? Un incidente? No, non può essere, cioè. È vero, per esempio Giratina non sappiamo che fa dopo la creazione, cioè ok, viene bandito forse, Ma. pensiamo noi da quello che... Esatto. Ma Esatto. soprattutto, noi sappiamo che Giratina, ti ricordi, lo avevamo letto dalle frasi di Cynthia, di Sì. Camilla, Sì. Beh, avevamo letto che Giratina era proprio iracondo. comprensibilmente. Comprensibilmente perché è stato segregato in un mondo senza vita, senza niente, in solitudine, a dover reggere il peso di tutto il resto. Però, cioè, intuitivamente mi viene da pensare, al di là di quello che posso o non posso conoscere, se sei un pezzo di qualcosa, non provi forse un irrefrenabile bisogno adamo ed evico di tornare a essere uno? È vero che Ma. infinito separandosi è sempre No, 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 infinito, no, hai però dalla loro ragione. prospettiva no. Però tutto quello che abbiamo letto, visto, affrontato, non ha mai, mai in nessun modo sottolineato che Giratina, Dialga e Palkia avessero un richiamo all'uno. Neanche una volta. No, assolutamente. Assolutamente no. Anzi, anzi, sono stati dovuti essere vincolati. Cioè, quindi. È vero, è vero. Anzi. Abbiamo visto adesso nella poesia che Dialga e Palkia vanno per i cazzi loro, quindi Ma forse guarda, se c'è qualcosa. se ti piace fare contestualizzazione estrema anche ove non necessario, si potrebbe definire Archeos un padre o comunque un dio estremamente legato a lasciare autonomia, tanto che non ha Bravo, vincolato sì, lui vero. Dialga e Palkia, ma ha estratto da sé, ha fatto nascere anche il trio affinché lo facessero loro Sì. equilibrassero. È vero, hai ragione. Ma anche perché non sappiamo quanto è volontà di Archeus e quanto doveva farlo per la natura dell'essere che è, che rappresenta, incarnazione di quella voglia di vivere dell'universo. Quindi Archeus viene al mondo e crea l'universo, ma voleva farlo o doveva farlo? Sentiva di doverlo fare? È Esatto, un colpo di esatto, tosse? esatto. Non credo, no. Cioè, capito? E quindi non lo so. C'è un'invidia da parte dei figli, sì, no, solo di Giratina? Sono domande che mi sono fatto quando ho letto questa poesia. Ognuno va per conto proprio per vedere i limiti del proprio potere. Quando ci si Allora, rende conto. è una poesia di
Enorme brevità, estrema. Eh sì. Quindi servirebbe altro. Ma quello che posso dirti è. Ci sarebbe dovuto essere qualcosa che si legasse all'idea che non erano contenti di avere Archeos con loro. Cioè, invece non si. Cioè, Certo. capito? Per Dialga e Palkia non lo leggiamo mai. Per Giratina possiamo già intuirlo da Diamante, Perla, barra gli scritti di Platino, che Giratina non fosse troppo contento del ruolo che il padre Esatto, gli aveva dato nella esatto, esatto, esatto. cosmogonia Pokémon. Dialga e Palkia non lo sappiamo. Sappiamo semplicemente che, ecco, stanno camminando per incontrare il padre o per farsi fare le coccole, camminano per i cazzi loro per trovare i limiti del loro potere. E niente, io Figo. sono contento di questa Mamma mia, disquisizione ma che abbiamo scherzi, fatto. bellissima. Sono contento anche del fatto che tu non voglia darti una risposta sul quanto Dialga e Palkia ci tengono agli esseri umani ancora. Che dici No, giustamente, ancora gli sì, umani erano troppo not lontani. yet, not yet. Però giusto ricordarci che tutte e tre le creature sono state viste a occhio nudo dagli esseri umani. Verissimo. Anche se non sappiamo quali, mi permetterei di dire, nel senso chi. Cioè? Sono state viste da quegli esseri umani delle rovine che Sì, non esistono no, più. certo, sto completamente escludendo chiunque sia vicino a questa epoca, ovviamente. Assolutamente. Bene, Sono sono molto contento. contento di vedere anche che comunque non siamo ancora a quel livello, temo non ci torneremo mai, 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 poi mai, fino a che non cambiano generazioni, copyright, succede l'inferno nel mondo dello sviluppo di Pokémon Ok. Company. Però le mosse di Arceus sono più vicine a Pokémon Stadium. Cioè sono fisiche, si muovono, vanno su un Ah, po'. sì, a me le animazioni delle lotte sono piaciute. Addirittura più andremo avanti, secondo me, più troviamo mosse fighe e quindi animazioni complesse. Figo, 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 figo. Bene. Fantastico. Allora, io faccio un attimo un check di una cosa. Comunque c'è da dire che queste rovine sembrano, cioè perdonami, queste poesie sembrano proprio legate alle rovine e quindi di conseguenza, insomma, Assolutamente, alla storia di una assolutamente. civiltà molto lontana. No, questo è. Non è neanche una discussione, fa proprio parte della storia. Tanto che sono sotterranee. Bravo, ti Cioè. faccio la domanda alla Sullivan che mi hai fatto tu in DS3. Anzi, alla Ariamis. Vai. Secondo te questo poeta lo incontriamo? No. Cioè. A meno che le distorsioni temporali non si invertino. Allora, ti dico questo, ti dico questo. Ti dico, te lo dico proprio palese. L'unico modo per cui io riesco a immaginare di trovare questo poeta è incontrare davvero Dialga fisicamente e che succeda qualcosa. Ok. Ok, quindi ci viaggio nel tempo, torniamo a fanculo. Perché. Cioè, altrimenti dovrebbe essere un Pokémon. Tipo Slowking. Cioè. Dovrebbe essere un Pokémon super intelligente, non un essere umano. Capisci cosa Certo. intendo? Cioè, nei videogiochi non è mai successo prima. Solo nei film, quando ero piccino, abbiamo trovato Pokémon davvero senziente. Quindi un po' mi piacerebbe vedere un twist del genere. Sarebbe per la prima volta in Pokémon, dopo a parte Cyrus e qualche estremo, un vero twist. Un vero twist. Cioè, oh, era un Pokémon! Cioè. Fantastico, sarebbe fighissimo. Però altrimenti non riesco a immaginarlo, perché appunto si tratta di letteralmente migliaia di anni fa. Cioè, non domandiamoci sciocchezze del tipo, ma come fanno a leggere il testo così facilmente? Che sti cazzi, non è Pokémon. Ah, Però certo. comunque non riesco a immaginare di incontrarlo. Perché dovrebbe essere comunque. Allora, o fa parte del piano di Arceus. Va bene. Però sarebbe. Overly complex, cioè cosa vuole fare Arceus? Cioè, non poteva essere più chiaro, Beh, ancora ora non l'abbiamo capito bene cosa cazzo voglia fare Arceus perché ci abbiamo mandato qua. no? Esatto. E ancora rimane in piedi la teoria del magari non siamo degli allenatori Pokémon. Ma dei fan di Pokémon. È vero,
È vero. Però c'è una cosa sulla quale riflettere. Sì. Non. Pensaci un secondo. Potrebbe comunque funzionare, ma mi fa tendere la bilancia a 4 quinti verso siamo allenatori del futuro e non gamer, ok? D'accordo. Noi qui non abbiamo fatto la minima faccia dinanzi ai testi scritti nella lingua matta loro. È vero, hai ragione. Quindi comunque, cioè, neanche un sopracciglio o un pog che fanno questi personaggi. Pog. È vero, fanno sì, proprio pog. Esatto. Fanno proprio la pog champ face. Ok, allora. Ora mettiamo il waypoint, no? Io guarda, sto già andando verso il waypoint pazzo. Quindi quello che abbiamo deciso insieme? Quello lì accanto al lago. Perfetto. Giusto? Allora, aspetta che è arrivato il momento di fare un'evoluzione. Così finisce l'esplorazione praticamente della mappa. Esatto. Praticamente ripassiamo per le rovine brumose. Sì, e poi si va a sud. Giusto? Esatto, e poi andiamo verso sud. Ok, sto per evolvere un caro amico. Me la guardo l'evoluzione di Porygon. Praticamente il percorso perfetto è proprio rovine brumose, teleporta al campo diamante, così non dobbiamo fare la strada. Perfetto, d'accordo, mezzo. Sì. Teleporta al campo diamante. Guardalo, rovine brumose, andiamo. Con gli occhi isterici. È buggato. Fantastico. Ok, allora. Do un secondo un'occhiata che cosa mi chiede. Sì. Porygon Z, fulmine, ripresa, iperraggio. È la mossa signature in realtà di Porygon Z in qualche modo. Che figata. Iperragione pazzo. Allora. Come mai non posso mettergli le mosse? Che succede? Non è mai... Ah no, perché le ha già. Ti faccio un taunt, una provocazione, ma sappi che è questo, ok? Non altro. Se però volessimo dare adito alla teoria siamo del mondo degli umani, si spiegherebbe il cavolink che non sarebbe meta. E cioè, scusa? Noi troviamo il cavolink, no? Nelle distorsioni temporali. Ah, certo. Ah, beh. Tu c'è? Sarebbe il cavolink. Tu c'è? Sì. È vero. Sto arrivando, professore. Mi faccia parlare un secondo con la pilla e sono da lei. Lei faccia tutto quello che vuole, allievo. Oggi ci stiamo divertendo e stiamo facendo tante cose utili, quindi non si preoccupi. Yeah. Allora. Io avrò un conato se nella nuova generazione non c'è questa cosa. Guarda, me lo dici. Me lo dici. Sì. Temo che non lo faranno perché loro ormai sono sempre più dell'idea che il post-game nella loro testa sei tu che farmi per farti i set competitivi e andare ai tornei. E questa cosa ovviamente invece... Ma devi semplicemente renderlo una cosa leggermente diversa. Cioè... Sono d'accordo. Cioè ti ricordo che... Allora, aspetta. Sono d'accordo, quello che dice è giusto, ma ricordiamoci che comunque onestamente in questo testine... Sono convinti che parte del post-game per andare ai tornei sia il sentirsi dire «Questo Pokémon è proprio fico!» «Fico quanto, stronzo! 29, 30!» «Fico fichetto!» «Esatto! È fichissimissimo! Ma è 30 o 31?» la magia dei Pokémon come fa a rimanere se te lo dico?» capisci? Lo so. Quindi... Quando ho visto i grafici... Io sono impazzito, ho pensato, ok, è il futuro, siamo arrivati. Sì. Vabbè. Ok, andiamo. Let's go. Allora, dicevamo campo diamante, perfetto. Bravo, guardalo sopra Ursaluna proprio ormai. Guarda quanto è aggressivo. La mount della lore. Esatto. Comunque, visti gli artigli di Ursaluna... Capisco la paura dei Pokémon, eh? Cioè, beh, sì. È grande quanto il personaggio giocante. L'artiglio, intendo. Madonna. Sì. Ok.
Si può spaccare. No. Lo so, rabbia infinita. Bastava, cioè, comunque. Guarda che cambiava tanto, perché sono proprio piccole cose. Fai, oh, no? Ok. È quello che ha cominciato a fare nelle ultime tre generazioni Monster Hunter. Allora. Sì. Dove sei? Dove sei? Me lo spiegasti. Sì. Vediamo, poesia? No. Tartufo dolce. Beh, vabbè, tartufo. Cos'è? È un Graveler, mi sembrava... sai cosa mi sembrava? Oh, cavolo, mannaggia i nomi dei Pokémon più moderni. Il caprone. Il caprone? Caprone, caprone, la capra, quella di XY. Di uno, di sole, di spada e scudo. Ah, sì, sì, sì. La capra di XY è coso, come cazzo si chiama? Gugut. Sì. Oppure era quella bianca, Dabwul? Quale Dabwul. Stai dicendo? Stavo pensando a okay. Dabwul io. Perché rotolava. Allora. Ah, sì, sì, giusto, giusto, giusto. Wulu e Dabwul, sì, sì. Guarda quanto è... Mamma mia! Precisissimo, no. Precisissimo! Sente la lore, vuole, vuole speculare, vuole speculare. Dai, su. No, tanto ti fa il punto esclamativo quando è tempo. Sì, 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 sì. pietra solare! Bello! Non male, eh. Assolutamente, è la prima che troviamo. Sì. E ho anche trovato un Tangela, quindi aspetta. Sì. Ho trovato anch'io una pietra solare, quindi mi sa che è scriptata lì. Carino. Mi piace che non sia RNG. Alcune cose credo proprio siano RNG, però altre no. No, ma beh, mi piace ancora di più se alcune sono RNG. Cioè, mi piace che ci siano cose preziose fisse, cose di utility generiche, random. Aiu! Mamma mia, carne! Oh, è alfa! Oh, morto. Oh. Ok, no. Via, via, via. Sa che è un po' troppo provare a fare questa cosa, ragazzi, ma io sono stupido e coglione, quindi... Ah, un Vespiquen! Sì. A livello 61. Potresti smettere di... Pensa, pensa al mio... Ultra Banani. Ultra Banani, bellissimo. Solo che effettivamente un Vespiquen potrebbe essere molto più cattivo. Lo è. Banani si curava fondamentalmente. Chissà se è una cosa. Che... Grande. Ti... Salutava sempre Dartrix, ragazzi. Ma stai morendo? No. Ah! Oddio, no! No! Cosa ti ha ucciso? È stato un Golbat. Avrei dovuto scappare con Weirdir. Non con... Fammi vedere cosa hai perso. La pietra solare, no! No, la roccia impegno, la pietra solare, 38 ghicocche, la sabbia impegno. Qualcuno prenda quella borsa. Guys, please, save me. Qualcuno prenda quella cazzo di bocca. Sei salva. Ragazzi, vi prego. Vabbè, ho sottovalutato Carnivine, il mostro. Ok. Vai a fare una confessione alle rovine brumose. Esatto, esatto. Allora. Sono le rovine... Cacchio sono le rovine brumose? Sono quelle che visitammo l'altro giorno. Ok. Per la strada sono. E perché devo andare alle rovine brumose? Fare una confessione, un luogo di culto. Ah! Hai fatto peccato. Ho fatto peccato. Touché. Mamma mia, ero convinto che mancassero ancora due o tre colpi. Oppure che la mount avesse una sequenza di HP diversa. Invece no, conti come se fossi nudo come un verme. No, no, esatto, esatto, purtroppo no. Now I know. Ok. Oh, guarda delle gigocche, non mi servono. Prendile, prendile, Porygon, ti prego. Sta facendo cazzo. Il sesso pazzo, Vespi, quindi... Cazzo, cazzo. Okay.
Finché sei aggrato non rigeneri vita. Fuck. Ma non, che cazzo fai? Che fa? Che è successo? Adesso Intro Forza ha il potere di diventare automaticamente una mossa super efficace. Cosa molto interessante. E ha fatto una 4x su Vespi, quindi l'ha ucciso. Oh, porca vacca. Non pensavo la uccidesse. Però è una 4x. Vabbè, andata così. Però vabbè, comunque. Abbiamo registrato queste informazioni. Meglio Vespi Queen morto che allenatore svuotato di task. Allora. No, no, infatti, sono d'accordo. Male, mi fa malissimo. Au! Siamo pari. Ah, ma vedi che questi sono Lillighini. Ora mi ricordo Lilligante, infatti. Ok. Sapevo che voleva il cibo questo. I Pokémon carini vogliono sempre che tu gli dia cibo. Che dolcezza! No, poverino, gli ho fatto malissimo. Scusa. Ok. Scappato tantissimo. Un Togepi! Ma dai, strano vedere un Togepi libero, di solito. Ok. Che cazzo fa? Cosa sta succedendo? Ah no, si è glitchato, niente. Pensavo che fosse salito sull'albero. Invece si è buggatissimo. Togepi scendi. Vabbè, Togepi non mangiava oggi. Ok. Un Togepi di livello 26. 36, 36. Ok, ok. Si continua ad andare sud. Da qualche parte ci sarà anche da me il Mega Vespi. Antica poesia 13. Vediamo un po'. Sono pronto. Sono con te. Oh, cerca le patate fumose, sbucciale e cuocile. Puoi farle grigliate oppure bollite se è più facile. Poi schiacciale e impastale un pochino, quindi arrosticile la piastra per benino. Finché non saranno rosolate un poco rosse. Per dirla con i Pokémon e le loro mosse, usa braciere, saranno buone da mangiare. Lanciafiamme, invece, sarebbe un po' strafare. E quando questi moci avrai mangiato, ancora un altro di sarà passato. Ma quale deep meaning è questo? Allora, io l'ho trovata 20 minuti fa, ora in realtà no, tipo 5 minuti fa, 5-6 minuti fa, e ne stavamo parlando qua mentre ero mutato. Ok. Ovviamente qui non c'è nessun significato di lore pazzo. Però vorrei farvi notare una cosa. Mm-hmm. A tutti, ok? Chi ha già giocato il gioco, chi non ha giocato. Quantomeno questa poesia denota una passione per la cucina da parte dell'autore. Ah, certo, certamente. Ok. E che in realtà non solo, sai.
Ok, dimmi denota tutto. un'altra cosa, che era amico dei Pokémon, usava le loro mosse. Magari. Giusto? Potrebbe, Ottimo. potrebbe, magari No, no, magari se le prendeva in certo. faccia e scappava e ha detto che Lanciafiamme fa più male, però Però sai. le conosce e se è una persona Esatto. antica come sembrerebbe essere, fa ancora più specie, visto che ancora oggi la gente non sa che cazzo farci con i Pokémon, no? È vero, è un'ottima osservazione la tua. È come se venisse da un mondo nel quale, in maniera abbastanza antitetica rispetto a quanto stiamo scoprendo, quel mondo conoscesse già appunto le mosse dei Pokémon, la loro più o meno efficacia, Braciere da lanciafiamme. Vai da un tizio del Team Galassia qualunque, non ti sa dire qual è la differenza tra Braciere e lanciafiamme, non sanno neanche come sono fatti i Pokémon. Ti ricordo il numero di Pokémon catturati dal migliore, 3. eh? Esatto. Appunto. Infatti, secondo me hai fatto un'ottima osservazione, giusto, giusto. Ci Fico. comunica due cose, la passione per la cucina e la conoscenza dei Pokémon. Allora. Yan Mega. Alfa, eh. Quindi forse ho perso Vespipe. Yan Mega, esemplari catturati, esemplari alfa catturati, senza farti notare. No, perché devo combattere? Cavolo, ok. Di che livello è? 58. Ok, proviamo a fargli veramente male. Non guardarmi, no! Ok, mi ha Dove sei assistito. finito? Non ti vedo. Io sono a Piana del Frullo. Ah, ma mamma mia, sei a fanculo. Ok, aspetta, arrivo. No, Ma io sono tornato indietro perché ho evoluto un Pokémon. Qui stanno già cominciando a fare il gioco di chi è il poeta. Ragazzi, è presto, è presto, è presto, è presto. Ma ammesso che si sappia, cioè, davvero, ragazzi, ammesso che si sappia. è finito Yan Mega. Non voglio catturare i tre. Dove Il toto poeta. Mi piace tantissimo quanto si emozionano quando gli mando il cibo. Non è Dicono possibile, quello mai. era il culo. Sì? Qui dicono che potrebbe essere Benedetta Parodi. Cosa ne pensi di questa cosa? Non so chi sia. No, è quella che fa. La giornalista che fa gli inserti di cucina al TG. Ah, cavolo, io e la televisione abbiamo un rapporto fermo da 20 anni. Allora. Credo anch'io. O Antonella Clerici potrebbe anche essere. In Serenità, ecco. Grazie per il Pokédex, Yan Mega. Allora, non l'ho presa, mi ha fatto la mossa giusta. Allora, cavolo. Sto arrivando anch'io da Yan Mega pazzo. Ah, quindi devo tornare un po' indietro a cercare Vespiquen. Ah, non l'hai trovato? No, 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 altrimenti avrei tentato la follia. Io l'ho ucciso come un cretino. I'm so fucked. Come. Minchia, 58 pure questo, eh. Allora, ho due Pokémon per poterlo catturare. Anzi, tre addirittura. In realtà non sono messo così male. Ma devo danneggiarlo il più possibile. Quindi devo buttare giù da Golduck. Sei passato a un metro da Vespupina, ok. Il ringursino, ragazzi. Che è tutto un ringursino. La vita proprio. Buono. Questo è buono. Ok, forse comincio a pensare che sarà mio. Un paralizzo hai fatto? Il paralizzo è temporaneo. La vera chicca è l'ipnosi più palla peso che secondo me è 100%. 100% cazzo? Vabbè, ottimo come proc. Al 100% ti dà il Sembra uno cazzo. dei meme di Cyberpunk con in cui interrompono le frasi di Keanu Reeves. Sì. Allora. Sì,
Ho capito, però Gesù Bambino è, insomma, comunque un protagonista della Bibbia, in dubbio. Cavolo. Vabbè. Fa del tuo peggio. Ha tutto questo Pokédex, Yanmega. Ok. Perfetto, tutto secondo i piani. Stavolta tutto secondo i piani. Guarda, se riesco a prendere anche Yanmega, io credo che sia sopra il 95%, perché non è possibile. Sacrificati per noi, Gardevoir. 100% cazzo garantisce Mike. Sì, sì, esatto. Tutto sono forti, Alpha, perché non sei... Godo. Ma che tra l'altro, carino, gli Alpha non sono Dynamax, sono Alpha, quindi si sono estinti. L'aggressività dei Pokémon è scomparsa in parte. Vero, giusto, perché sono capibranco e non servono più. È 100% fra. Sì, sì, anche secondo me, se riesci a farcela è 100%. Sì. Allora. Che non è il mio caso adesso, ma... qui non c'è un riposo, vero? Al campo no. Diamante. Ok. Io sì, un riposo. Oh, sai cosa avrebbero potuto fare? Ah, oh, sarebbe stata una cosa carinissima. Ma cazzo, puoi farlo in Spada e Scudo? Potevamo fare degli accampamenti temporanei, no? Degli allenatori. Sì, il poche campeggio, è vero. Io in realtà me lo aspettavo addirittura dai trailer. Vedendoli in mappa, erano disegnati anche in mappa i campeggi. In realtà erano il campo diamante. Cioè, era il campo diamante quello visto nella mappa. Però ecco, pensavo che anche i giocatori potessero farlo. Bene. In realtà siamo arrivati quasi in fondo, no? Ci manca sì, infatti ci siamo. Il laghetto alla fine. Minchia, ma abbiamo esplorato tutta sta mappa. Ma sì, che bravi. Manca soltanto la parte sud irraggiungibile. Giusto. E dobbiamo vedere con qualche salto pazzo se è fattibile o no. Fammi provare. Dopo ci provo. Ma dobbiamo provarci dopo, capito? Perché è dall'altra parte. Sì, poi dobbiamo fare anche la quest per sbloccare l'altro accampamento. Perché stiamo sempre andando al primo, ma in realtà potevamo sbloccare il secondo. Allora, dicono che con i salti pazzi è fattibile, ti anticipo. Tu intanto fatti l'explore. Perfetto. Smettete di rompere il cazzo. Ormai. Ok. Andiamo giù. Stavolta andiamo verso destra. No, questo è Trano. Angelalo ci ha millato. Bravo. Sì, esatto, ragazzi. Non l'ho notificato ad alta voce, ma ha senso. Dove prima c'era la pietra sola, adesso ho trovato l'RNG. Esatto. È rimasto. Esatto. È respawnato il. Il loot. Il loot, ma è casuale. Oh, un fuoco fatuo. Nice. Oh.
Quanti bei. Mi sa che dall'altra parte, sì. Oh, che cazzo fai? Ursa Luna, non mi fai gli sprint verso il fiume, cioè. Anche spirito di conservazione, eh. Ok, nient'altro mi sembra. A parte che mi sono perso di nuovo Vespi qui. Facendo zigzaghino, ci prendiamo il ferro. Sapevo che c'era per forza qualcosa qui. E Pokémon che non aveva Hunter, ok. Oh, ma... Cosa? Cosa succede? È uno degli starter, non di questo gioco, ma è uno degli starter, fighissimo. Ho trovato un tappo. Lanxino. Sì, esatto. Esatto, esatto. Questa cosa è da fare assolutamente. Dai, no, disagrami, per favore. Tutti aggressivissimi, ok. Ok. Perfetto. Questo è un 10. Detto questo, eccolo Turtwig. Turtwig. Non scivolare. Bimba, ti prego. Grazie. Ok. Che carino, quelle guanciotte. Hunter. Non rovinarmi la cattura, eh. Ha mangiato il posto di... Ok, niente. Io lo prendo, poi vediamo. Mamma mia, aggressivo. Okay. Spero di non dovervi dare da mangiare il Pokédex, perché altrimenti la mia ira sarà enorme. Ok. Bellissimo. Potrò avere Phalanx secondo. E ora... Devo fare saltini per vedere se qui c'è qualche oggetto speciale. Vai, vai, fai pure. No, vedo la nebbia apparire, ok. Quindi Hunter a 10. Ora devo solo trovare Vespiquen. Dai, dai, ce la puoi fare. Sì, sicuramente. Non so come ho fatto perdere un alfa gigantesco. Due volte! Allora. Ho perso anche 38 gigoc, è molto alto. Vabbè. Ancora non l'hanno trovata la borsa? No. Ma l'ultima volta è successo qualche giorno dopo e sono rimasto molto contento, quindi mi fido che possa accadere, vista l'attività dei nostri co-allenatori. Oh, sì, certo che sono online. Absolutely. Perché questo è il mio account principale, mentre Saido è rimasto blind, quindi ha un secondario.
Cioè ha il salvataggio nuovo, quindi. Esatto. Allora. Allora. Ah, c'è una distorsione qui. C'è per caso un Vespi qui dentro? Io ancora non è attivo. Dentro la distorsione? No, qui c'è... Oh! C'è Carnivine. Scappa. Molto veloce. Impazzito, 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 impazzito. Impazzito. Ma no! Ma vai a cagare! Scusa, scusa, Mike. Scusa. No, tranquillo, non sto guardando il tuo schermo, quindi non so cosa... Immagino... No, potrei volare qualunque, prendi la. Vabbè, nel mentre aspetto. Nel mentre aspetto, vado a fare un giro con Ultra poverino. Cosa stai aspettando? Stai aspettando me? Io sono. No, no! No, arrivato, no, no, okay. Cioè, io guarda, sono arrivato fino appunto al lago Juma. Stavo sperando di trovare un gigantesco Pokémon Alpha che evidentemente mi sfugge. Visto che ho preso Turtwig, ma non sono passato in quella zona con Ursaluna e fino ad ora ho raccolto un sacco di cosine, do un'occhiata. Ho visto la fiammella. Ok. Ah, oh, perfetto. Che co? Ma dai! C'è un... non mi ricordo, un toghe... Tic. Toghe tic, esatto. Cosa carina! Che cosa carinissima questa! Dovete farlo 100 volte di più. Certo, è in hovering, ma... Allora. Eh sì! Io devo andare a craftare cose. Via! Ok, ho capito. Sono pronto. Piccolo stronzetto. Ok, ora... No, non lasciare la Pokéball. Ti odio. Più importante Togetic, che se ne frega dello spazio di storia. Ah, sono d'accordo, qui hai preso tutto della distorsione, esatto. Spazio-temporale, quindi non ti serve molto altro. Ora. Semper Fi. Ultimo step. Yes. Vespi Queen. Allora. Aspetta. Sono riuscito a trovare Togetic tornando indietro, quindi. I will. Allora. No, la distorsione. Guarda, ragazzi, ci giro soltanto per raccogliere i frammenti perché soldi, probabilmente. Salvo che servano per craftare una figata. Sono come le bambole per ora. Allora. Tipo la Pokéball. Madonna! Pensa se. Non è questo il caso, non è questo il gioco. Ma... Pensa se questi cocci permettessero di craftare le Ultra Ball. Le come si chiamano? Quelle dell'Ultra Spazio. Ah, le Beast Ball! Sì. Sarebbe fighissimo. Diciamo che sarebbe figo se ci permettessero di craftare qualcosa che ha a che fare con lo spazio in generale. Sarebbe la conferma definitiva sì, della loro divinanza. Mi è appena scomparso davanti agli occhi un Umbreon e un Flareon. Però non che sia prezioso, perché comunque ho gli Eevee, ho le pietrine, però... Per il Pokédex Mario non faceva,
Cos'era un Porygon? Che palle Porygon? Ho il mio. Gli altri non contano per me. Ok, ciancio le bande però. È importante provare quell'insetto. Per te ormai è una questione di vita o di morte. Sì, cioè, ho girato in questa ambientazione 4 volte e probabilmente l'ho schivato in maniera chirurgica. Ok. Ci sono. Non ho ancora trovato, ma secondo me. Vai sereno, vai sereno. Comunque ti confermo che si può andare in quell'isolotto pazzo. E lo faremo. Contaci assolutamente. Sto per urlare. Devi mirare più in basso. Ma stai cercando di prendere ancora Togetic? No, è un altro. L'ho trovato così. Cos'è? Un altro Togetic. Ah, un altro Togetic. Ok, ok. In una zona pericolosissima che se si stanca muore. Allora. Ok. Comunque sì, mamma mia, il mirino è proprio Dark Soulsiano, eh? Roselia. Paras. Ma questa è una zona così aperta, Paras. Come fa a non esserci un alfa, dai. Visto un albero giallo mi sono emozionato, invece era solo un albero giallo. Carne. Assurdo. Qui era dove stava Yan Mega, quindi è dopo, è prima. Non lo vedete, ragazzi? Cosa? Che cosa ti è successo? No, no, niente, niente. Non stavano vedendo una cosa. Andiamo a vedere che c'è. Ok, mi arrendo. Niente. Guarda, se non avessi visto nel tuo schermo un Vespiquen, non saprei neanche che esiste nel gioco, praticamente, perché... Ma magari appare solo con un determinato momento della del giornata, tempo, cioè non essere. So davvero. Può essere. No, ma anche proprio del weather. Ok, ok, perché guarda che sono stato abbastanza maniacale. Potrebbe essere, io non te lo so dire. No, no, ma... Magari ci sono girato intorno per un quarto d'ora, ma basta. Allora, andiamo a vedere se Ursa Luna ha qualcosa da dirmi. Oh, ma guarda, dei Grottle, non sapevo neanche se trovassero in giro. Hai visto? Ah, forse sai perché? Perché il tuo livello di ricerca è altissimo. Ah, smart. Scappare e non mangiarmi, per favore.
Ah, ce l'ha con me, eh? Personale. T'arrabbiare, su. Che devo andarci con l'Ursa Luna, perché lì c'è l'uscine. No, ti prego, non ucciderti, non farlo. Non ne vale la pena. È solo una bacca. Quanto è Pokémon Snap, questa cosa mi piace un sacco. Allora, Ursa. Comunque anche le distorsioni temporali tirano fuori proprio quelle lucine che abbiamo visto alla fine di Diamante Perla, eh. Ah, spiga rigoglioso, ok, niente di magico. Ehi ragazzi, con calma e per favore si fa tutto. Dove sta andando quel Flareon? Ok, per me è arrivato il momento di provare ad andare nell'isola. Ok. Isola, insomma. Vai, penisola. Allora. Io presto allora passerò a guardarti, perché io ci ho già fatto una capatina, ma voglio vedere come te la cavi. Ok, già questo mi sembra molto possibile. Che c'è qua? Ti prego, non c'è un dubbio. Peggio. È pieno di Pokémon roccia comunque, dai. Ma no, davvero. Grotte Zubat. Cioè, basta. Secondo me col nuoto prima di morire ci arrivo. Però il fatto è che lo sprint qua. Questa non è l'isola, non è... è quella prima. Ho sbagliato tasto. No, la tua vita è preziosa, allievo. Specialmente dopo che ho già perso la pepita. Allora. Ok. Dai che ce la fai. Dai che ce la fai, che ci arrivi. Che scarsa. Niente, facciamo il giro. Sì, secondo me ti conviene stare da... Esatto. Cioè, andare da giù, dal campo diamante vai in giù. Exact. Ah, giusto, qua non c'ero mai stato. È la palude purpurea? Eh. Sono dentro, sono... tanti Krogunk. Esatto, ma anche gli Skunky. Giusto, giusto, i Violughi. I Violughi. Cazzati. Buggata pazza, no? Quello si è dovuto a stanchi. E? Okay.
Ok, molto bene, sta andando molto bene. Ultimo stacchi e poi basta, il resto è fargli fare la mossa e buon. No, no, t'arrabbiare. Come procede, allievo? Va, per ora benissimo qua, per fortuna è fast. Io abbandono la distorsione spazio-temporale. A me ne è apparsa già un'altra. Pieno qua. Però istituiamo anche il momento scambietti. Quindi ragazzi, siccome nell'altra partita ho tutto il Pokédex, dopo più tardi vi spaccio questi Porygon che tanto a me non servono e magari a voi fanno completare il Pokédex. Ho trovato un Alpha, c'è uno Skuntank arrabbiatissimo. Oh no. Okay. Le Mega Ball cominciano a essere borderline. Sì, decisamente. Ma dai. Forse ho trovato una femmina. Vediamo. Ma intanto togliamoci l'alfa, che è fichissimo. Bello, lui è un violugo gigante, stupendo. È un giga violugo. Vengo anch'io a provare a challengearlo. però forse sarebbe più intelligente farlo da qua e curarci. Ok. Mamma mia. Cos'è successo? Forte? Pericoloso? Forte però fattibile. Allora, mentre tu fai l'alfa, in realtà io provo a fare una cosa. Ma sempre nella tua zona, così siamo vicini vicini. Comunque praticamente ti manca l'isolotto e poi hai 100% della mappa, vero? Sì, sì, sì. Poggers. Sta bestia usa sdoppiatore, mi fido poco. Mi fido proprio poco. Allora, per fottere sdoppiatore, sai cosa puoi fare? Consiglio il professore. Gengar. Ah, immune. Smart. Vero, 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 vero. Se tu gli metti un ghost, lui non può farti sdoppiatore. Assolutamente vero. Vero, vero, vero. Fighissimo. Sì, in tutto questo credo che Maru sia morta, ragazzi. Maru. Oh, fra, ma come hanno tirato? Hanno sputato addosso. Preso. Guarda, mi basta solo un ultimo Krogunk. Fatto. Devo mettermi la palla ombra. Com'è andata? No, lo Skuntank preso. Ah, bene, bene, bene. Buono. L'ultimo Croagonchino. Poi c'era l'ippo femmina che aveva un colore super diverso. Giusto. Ok. Per il saltino pazzo cosa hai fatto? Hai desistito o ci riprovi? No, non ci ho ancora provato. Quello era il saltino pazzo per entrare nella zona campo diamante. Ah, quindi era un saltino pazzo totalmente gratuito, cioè volevi stare male. Assolutamente, esatto. Ma sì. Non c'era un motivo per farsi del no, male? No, no, no. Non c'era alcun motivo, esatto. Dai, su. È lì la femmina, fammela prendere che...
Abbiamo finito qua, non ci torno mai più. In mezzo al fango, lo schifo. Polso debole, mira. Ok, oh. E ora saltino. O Oh, meglio. saltino pazzo? Sì. Prima. Sono avvelenato! Sono Oh avvelenato! no, tossicità, è pericolosissimo. Ticca, fa malissimo, guarda, guarda, ti sta consumando E non dall'interno. posso neanche montare. Ok, conserviamo. Scatac! Eccomi ragazzi, mi sentirete un po' in ritardo, ma... Ok. Ci sono, ci sono. Ci sono. Ah, ma... Ok. Ok, ci sono, ci sono. Saltino pazzo? Sì, vado a fare il saltino pazzo. Sud. Sì, la distorsione temporale sta bene dove sta. Allora. Ma guarda, ti ho detto, alla distorsione hai preso tutto. Esatto. È proprio la città infame. Nella zona delle parodi rosse dovrò poi fare un giro con Ursa Luna, però intanto... Sì, ti mancano due posti da Ursa Lunare. Se vuoi ti dico quali sono. Sicuramente la palude rossa è l'isola. Poi Sì. No, probabilmente palude bocca larga anche. quella l'abbiamo Ursa Lunata. Ok, Piana del Frullo, Prato dei Pennacchi l'ho fatto. Ovviamente le rovine brumose, l'arena della ribalta, mi sa che devo farle perché. Sì, tutta quella parte nord ti manca. Infatti. Allora, salto pazzo. Aspettate che mi tolgo. Ecco, mi sono tolto un attimo il... Voi mi sentite, sì? O Sì. no? Mi Allora. sentivate? Perché io mi sono tolto il monitor. Ah, però così non sento sub, niente. È che è difficilissimo parlare quando sentiamo l'audio di sub, perché io mi sento e poi mi risento, ma con Ah! tipo Chiaro, mezzo chiaro, chiaro, secondo chiaro, chiaro. di distanza ed è... Ecco, adesso è più fattibile. Ci è voluto un secondo, era facilissimo fare il salto pazzo. Ok. Ci Ok, siamo. bravo. Ci Esplora, siamo. esplora. Ok, io a te ti prendo subito senza in realtà neanche farmi troppe domande. Bene. Vediamo. Cosa c'è? Non ho più Pokémon, ma... Vediamo. Un Goodra! Pace, sono spaventato, ma ti prego. Ma non ho i Un Paracool. Gumi. Un Goomy, scusa. Goodra è l'evoluzione finale. Ah, ok. Allora. Che bella squadra. Io intanto che ti Quasi guardiamo continuo a cercare cose. Ho tolto un attimo l'audio del ragazzone. Così non vi do fastidio con il doppio audio. Goodra è un Pokémon introdotto in tutta la linea sua, Gumi, Sliggoo, Sì, me Goodra, introdotto in sesta generazione a lo Kalos. ricordo, me lo ricordo. Ed è drago, quindi figo. Ed è drago. Molto figo, direi. Sì, è normale che vediate il suo schermo. Io sto semplicemente cercando un oggetto, non è molto interessante quello che sto facendo. Ottimo. Oh no. Ok. Guarda un po'. Ora me lo guardo per bene. Allora. Ok, sconfitti, catturati. Volta gradata del cibo. Scudo acido. E voglio assolutamente fare l'alfa perché lì ci arrivo.
Mi ferma nessuno. Certo, non potrò avere il turno extra. Non importa. A meno che non sia di livello folle, ma... Io. Ok. Poi qua ci facciamo un bel giro con Ursaluna. Ho un Pokémon dentro. Ah, che poi è anche strategia. Se abbiamo un Pokémon con dentro. Dentro una Piuma Ball. Scusa, eh. Va più lontano? Certo, sì. Funziona così. Cazzo, è fighissimo. Ah, no, forse sai che però è solo animazione. Perché non l'ho visto far. No, mi sa che la gittata è la stessa. Ma lo scopro adesso con te. Peccato. Perché non ci ho mai provato. L'animazione è diversa. Oddio. Era il culo. Non so se una peso ball ci sarebbe arrivata. Boh, chi lo sa. Una peso ball. Ah, capito. Va bene. Sligo. Va bene. Allora. Ti faccio notare qualcosa che altrimenti non credo noteresti. Quello Sligo non è normale. Ah, no, non me li ricordo bene, cavolo. Ok, figo. Bello. Bello. Quello Sligo è una forma che non conosce. Ah, fichissimo! Ah, in effetti è vero, quello che ricordo io ha il collo più lungo. Esatto, questo qui invece è tipo dentro un guscetto. Controlla pure il typing con la lente di ingrandimento. Ecco, adesso ti sarà più chiaro il typing, forse ti potrebbe venire qualche... Inoltre ti ha usato la sua signature move, che tira su la sua difesa e lo mette in una cortina di fumo. Ah, fichissimo! Quindi lo rende anche più elusivo. Controlla pure con la lente ingrandimento, esatto, guarda Acciaio un po'. Acciaio drago! Grand typing, è lo stesso di Dialga. Dialga, esatto! Grand typing. Credo che sarà uno dei Pokémon competitivi più forti della prossima generazione. Porca miseria, bellissimo. Ma scusa, ma non si deve riposare per fare iperraggio? Non in questo gioco. È come una tecnica potente. Perdi due turni. Ah... Porca vacca. Lui bene non ti fa. No, no, ma iperraggio lo sto utilizzando per il Pokédex, quindi figurati. Non sono troppo preoccupato, onestamente. Impossibile trovare l'oggetto che voglio. Impossibile. Sto farmando un Ursaluna un pazzo perché voglio una cosa. Guarda com'è protetto da gelo, maledetto, con acciaio. Eh sì. Anche da drago. Però prende terra e lotta. Mi sa che è mio. Dai, ci sei. No, è totalmente mio, gli sto facendo una quantità di attacchi consecutivi, dai. Barazzo. E lui è lento, lui è anche molto lento. Infatti si vocifera che sarà molto molto potente in Trick Room, in distorto zona. E secondo me hanno ragione. Perfection. No ragazzi, la signature nuova di quel Pokémon leggendario lì la cambiano secondo me, per chi l'ha già scoperta. Non sarà in quel modo nel gioco, altrimenti è finita. Ok, comunque una volta che impari una certa strategia, gli alfa... Sì, sono tuoi. Ma che cazzo? Mio. Vabbè, niente, mi arrendo, non troverò quell'oggetto, ragazzi. Guardiamo. Cavolo, ti sei fatto un giro pazzesco e ancora niente. No, ancora nulla. Bene, comunque, bravissimo. Questo Pokémon lo voglio tantissimo nel gruppo. Tantissimo. Vabbè, basta l'acqua. Non è basta l'acqua. Ti capisco, ti capisco. Aspetta che me ne manca uno per il Pokédex qua. Okay. Vai, Weirdier! Ruba tutto. Ok. Ok.
Manca solo un gumi. Ti posso chiedere di farlo velocemente, ma non per la live. Sto vedendo una cosa. No, no, in realtà devo solo dargli da mangiare. Non devo neanche catturarlo. Ok. Tiro una bacca a qualcosa ed è fatto. Guarda, vale, Vorrei. Niente, vabbè, vai, tu vai. fatto. Tu Fatto, vai, fatto, guida. fatto, fatto. Ora puoi guidarmi ovunque. No, non ti voglio guidare da nessuna parte, semplicemente. Allora prendo Ursaluna. Dimmi tutto. No, no, prendi, cioè, magari torna alla base perché non puoi più saltare da qui, cioè non puoi più tornare indietro. Mi sono avvelenato e ferito. No, ma Salvati. non mi sento in pericolo, non ci sono Pokémon qua. Più che Ora, altro. out of nowhere ti fanno un RKO. Esce un Parasect. Paura che fa il veleno. Dai, lasciami stare. Basta. Ok, dimmi, quindi non cerco con Ursaluna posti No, tiro no, qua? torniamo pure alla base, torniamo pure Va alla bene. base. Trust me. Ci sono. Ok, adesso osserva pure i nuovi Pokémon che hai catturato, fai quello che faresti. Perfetto, tanto riposo. Allora, partiamo con il mandare le ricerche. Guarda che carini. Ok. Va bene. Togepi. Ok. Ok, perfetto. Tutte le Ora vado ricerchelle pazze. a prendere. Cambio i Pokémon. Perché voglio smanettare. Poi cos'è ancora? Gardevoir. Come vanno con. Fammi vedere un secondo una cosa al volo. Gengar. Ipnosi. Assorbi bacio, cibo. Vabbè. Tartwig. Quanta A roba. quanto sei di Pokédex? 72 catturati a 72, 10, cioè No, no, dicevo 109. proprio di punteggio. Degli incarichi Posso completati. vederlo Sì, anche dopo aver alla parlato. nella home proprio, esatto. Torna indietro con B. Eccolo là, dovresti vedere il numero in basso. 18.560. Mamma mia. Io sono 8K. Vabbè, sono stato un po'. Sì, ma va benissimo, va benissimo. Ok, Gardevoir se ne deve andare. Torna qui lava. Porygon Z. 2, 4, 6. Oh, 8. Devo fare 20 per raggio. Me lo tengo. Weavile. Tecnica rapida vista. Esemplari catturati. Lacerazione. È un secondo. È un secondo. Ci metto un secondo. Ok, allora per ora. Volevo mettere il Pokémon Drago, ma vediamo un po'. Sicuramente Gardevoir viene sostituito dal nostro caro fratello di gruppo. Finalmente qui lava torna. Barboach, per ora lo sostituisco con. Vediamo il drago, che comunque voglio coltivare. Specialmente perché era un Pokémon. Ah no, è Alfa, non posso. Troppo forte. Prendo un bimbo, prendo un. Provalo, Ah, provalo, provalo. ok. Sì, provalo, anche solo per vedere un attimo le mosse che impara. Perché può evolversi? Che c'è? Come mai può evolversi? Ecco cosa volevi, dove volevi portarmi. È il meteo? Bravo. La nebbia? Cos'è? La Sì, pioggia? piove. Dai! Si evolve solo quando piove, questo poco. E allora aspetta un secondo, non è che per caso i bimbi sono di livello abbastanza alto? Quali bimbi? I Googie, Googie, Ah, i i. gumi. Di livello 31? Forse no, è troppo basso. Vediamo un po'. Perché in quel modo potrei. Ah, troppo basso. Ho visto piovere e volevo che tu tornassi al campo base per accorgertene. Bellissimo. Sei stato fantastico. Preciso.
Sono curioso, questo lo chiedo, Sì. per strategia lo chiedo anche in caso a Google. A che livello evolve Gumi qui? 40, credo. Non so quanto sono efficaci le caramelle? E dipende, la L l'ho appena data proprio a Gumi e gli ha fatto fare 3 livelli. È il momento di fare il gesto di affetto verso il piccolo Gumi. Perché Il mi... dopo. Esatto. Allora, vediamo un po'. Porta strumenti. Oh, comunque Crescenza ha fatto un buon lavoro, perché al di là di tutto. Non ti mancano mai gli spazi adesso. Strumenti. Trentasette, ok, ancora un po'. Facciamo 5. Dai. Questo doping aggressivissimo. 5, 5, 5. Oh. Comunque, GG a me, ha fatto un po' calcolato con una precisione. Ok, yes. Vai, Gumi. Perfetto, yes. Yay! Al 50 si evolverà in. Quindi Così mi evolvi già tengo. l'altro magari per il Pokédex, esatto. Esatto, l'alfa gigante me lo tengo nel box e lui invece. Oh, che capellino che Ah, anche tu ti porterai dietro lui, anche è! Assolutamente, assolutamente. Ovviamente spero di vedere degli artwork in cui il guscio è un po' più, meno un poligono con shader grigio, io. però mi Beh, piacerebbe vedere com'è il design per sì. davvero. Allora. Ok, Pokémon. Alfa. Carino, carino. Davvero. Yeah! Eccolo, ma che bello. È uno dei miei preferiti di questa gen, se così la vogliamo chiamare. Vediamo. È una lumaca, tipo. Gudra. Mi piace perché è finalmente molto più Pokémon di tanti altri, cazzarola. Molti È Pokémon vero. nuovi per me sono intollerabili. Ma è come... Mi è venuta in mente una battuta. Cosa? Ma tu pensi che Isui sia un posto felice per i Pokémon? Perché Ursaluna e Gudra sembrano tristissimi, sono Pokémon loro, cioè. Guarda lo sguardo spento. Cioè, Le no, leggi non la sono descrizione di serio. Gudra? Ok, ma non sono serio. Aspetta. Beh, in realtà alcune cose sono davvero così. Cioè, alcune cose, in alcuni punti delle descrizioni, davvero sembra che i Pokémon siano tristi qui. Ma mi sa che non posso leggere Gudra, perché l'ho No, appena ancora no, è aperto. vero. Infatti, ok. Allora. Gudra. Io voglio vedere la tua reaction a un Pokémon nuovo in particolare. Oh, ok. Fico. Non vedo l'ora. Non vedo l'ora. Ragazzi, sarà il momento della più alto della serie. Andiamo qui. E quindi, a sto punto, Pokédex per Pokédex, mi rimetto in gruppo il buon Barbwatch. Ok. Ready to go. Mi sono riposato, grazie professore del dono strategico di evoluzione. Volevo. Guarda, Andiamo a fare Ursaluna al nord? Oppure. andiamo a fare Ursaluna a nord e Ci sto. poi andiamo avanti. Che Va bene, certo. ne dici? Assolutamente. Ok. Yes.
tartufo dolce. Saliamo per i campetti. Yes. Tu per ora non ti cagare la cosa blu, sennò ci fa andare avanti con la storia. No, certo. Ma quando c'è qualcosa di verde, sente qualcosa? No. No. Cioè, okay. Sì, perché c'è sempre qualcosa. Non c'è mai una situazione in cui la mappa non ha loot. Ma. Però è proprio lontano, sì. Esatto. Cioè, non può non essere verde, capito? Capito, chiarissimo, sì. Spiga rigogliosa. Va che ti dico una cosa, ma come ho pensato? Hai che... trovato shiny? No, ok. No. Ormai ho sempre paura. Scavando, non troviamo cocci. Ok. Non troviamo cocci. È vero. E quindi... Scavando non troviamo cocci. Allora, interessante. È un'ottima osservazione, è vero. Vediamo un po', arriva della ribalta. Vabbè, qui non c'è. Beh, qui chiaramente è un altro luogo di culto. Sì. E via. Qui c'è area di boss, quindi immagino che è abbastanza pulito tutto. Viola. Ma qua non c'è niente. No. Anche perché ha un buon range Ursa Luna. Quindi andiamo alle rovine brumose. Se c'è cavolo le rovine brumose. Cazzo, sono rovine. Allora, non ti farei male, ma non troppo, dai. Ok. Dammi una soddisfazione, or solo una. Dai, una. Ti sto facendo annusare tutto. Ok. Dai, poesia sicuro qua. Forza. Ah, c'è un... Un ralzino. Sì. Ah, un Kirlia. Un Kirlia, sì. Completamente sbagliato oggetto. Ora faccio scomparire il Pokémon. Ok. Lo sapevo che era qua sotto, figo. Oh sì, grande. Ok. Antica poesia 2. Oh, in ordine, mi piace. Leggino. Assolutamente sì. Essere che ai confini del mondo ti trovi, il mio cuore riconosce quello che provi. La persona che amavo in un luogo lontano se n'è andata. La cerco, ma invano. E con lei l'altra gente con cui ho condiviso giorni che han solcato di rughe il mio viso. Ormai di quei giorni non resta più niente, solo di loro un desiderio cocente. Essere che ai confini del mondo ti trovi, a me non è estraneo quello che provi. Eppure io vivo un inverno infinito, nel cuore i ricordi di un tempo sfiorito. Attenzione! Questa è una importantissima poesia. Forte! Cosa ne pensi? Allora, vai libero. Fammi rileggere.
No, vabbè, può significare un po' tutta questa cosa inquietante. Mi fa ricollegare anche una domanda che mi hai fatto. Questa è molto importante, questa qui, eh? Ok, questa è una cosa molto poco Pokémon, onestamente. Te l'ho detto, preparati. Cioè, persino quella delle patate in realtà ha un senso, anche se ora ti sembra meme. Ok. Allora, il fatto è questo. Quello che a me fa venire in mente d'istinto. Il fatto è che sapere quello che prova un essere come quello a cui si riferisce, ovviamente è in teoria umanamente o superbo o implausibile. Quindi la persona che amavo in un luogo lontano se n'è andata. È molto meno importante di dire che ormai di quei giorni non resta più niente. Bravo, sono d'accordo. Questo Non è, non ha significa? semplicemente perso una persona No, questa. no, ha perso il suo popolo, la persona che amava, e non resta più niente. Questo significa due cose. Due cose. O siamo dinanzi a una cosa estremamente strana che si potrebbe ricollegare a... Ti ricordi che i Pokémon prendevano quasi le sembianze delle persone? Sì, Ecco. a Canalipoli se ne parlava. Esattamente. I casi sono due. O stiamo parlando di un essere che non è completamente umano e quindi è una sorta di Highlander, quindi ha una longevità talmente alta che ha perso completamente tutto, non sta morendo, non sta invecchiando, vive questo inverno di solitudine e abbandono. Perché gli manca ciò che aveva sviluppato, magari un rapporto con gli uomini, magari si è dimenticato di essere un Pokémon, magari è veramente un'entità senziente di creatura figlia dei giganti, comunque, o di Arceus, Ok. più sorprendente di quanto non sembri, e sarebbe una figata, oppure è semplicemente il rasoio di Occam, eccomi, scusate ragazzi, oppure è un altro viaggiatore temporale. E ha perso tutto perché Ok. Arceus l'ha pigliato e l'ha cacciato in maniera molto egoista, altrove. Mi piace tutto quello che hai detto e in blind ho fatto anche il tuo stesso commento. Ovvero, questo sembra un essere sempiterno. Sì, esatto, esattamente. Sembra un essere talmente longevo che è sopravvissuto a questi giorni lontani che definisce come tali. Questo autore c'è, gli altri no. Sì, esatto. Come dici tu, non sembra semplicemente aver perso la donna barra l'uomo amato, No, 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 ma anzi. tutto quello che era il suo. Boh, presente un tempo, non Ha si delle sa, cioè, rughe sul viso, quindi invecchia, vero, verissimo. però sai com'è. La longevità è un mistero. Eh sì, puoi invecchiare dopo 30 anni, 40 anni come 1500 se sei un Esattamente. essere E certo. completamente. E l'essere ai confini del mondo? Vabbè, l'essere ai confini del mondo in questo caso è facile. Cioè non la specificità, ma è facilissimo. Perché tendenzialmente Arceus. Perché Dialga e Palkia non mi sembra che ai confini del mondo possano provare quello che prova lui. Sono emanazioni, sono figli, sono Ma poi qualcosa li che abbiamo comunque. visti. Vogliono semplicemente capire dove possono arrivare. Esattamente. Non Però, sembrano aver perso qualcuno. grazie alla poesia 1, e qui si gioca molto di linearità di lettura, il sommo sinnoo era con loro. Ed essendo con loro, è arrivato ai confini del mondo. E quindi. Qui ci si può esplodere in tante idee, in tante cose creative. Per esempio, il fatto che Arceus ricordi cosa fosse stato un tempo. Può essere. Cioè, magari Vero. a lui manca ciò che era, soffre di qualcosa che ha perduto, magari indipendentemente dal bene o dalla materia, dalla vita, dalla bellezza che ha condotto sull'universo. Altrimenti non saprei perché Ti lui è do in andato in. inglese questa poesia è tradotta molto bene, secondo me. Cioè, ha lo stesso significato in italiano, in giapponese, in inglese, non c'è molto da dire. Magari per darti un, come dire, elemento in più. In inglese l'essere è who at the world's far off end dwell. Quindi Ok. colui che riposa, che si Quindi c'è stanzia, rimasto. sì,
Cioè, Duel ti dà questa, Esattamente, questo quell'aggiunta, elemento, esatto. esatto, ti trovi, non è una cosa temporanea, esatto, ci rimane, Duel è proprio dimorare, colui che dimora, ecco, non mi veniva il verbo esatto, colui che dimora ai confini ultimi del mondo. Se ti può aiutare, anche io ho pensato Archeos. Ma su Anche io leggendo questa questo. poesia ho detto, cazzo sì, Archeos che sta ai confini del mondo, perché è oltre il mondo, te lo dice all'inizio del gioco, no? Io sto oltre il tempo e lo spazio. Però quindi ha perso qualcuno? Allora. Chi ha perso? Qui per me diventa però più un gioco. A questo punto di conoscenza di lettura mi diverto a darti opzioni, Vai, ma non fai, credo, so. ma non mi sento smart nel farlo. Cioè, qui è overthinking e creiamo tante opzioni. Serve un granello di sabbia in più per poterle rendere speculazioni. Però mi piace da morire creare. Quindi ti dico tutto quello che potrebbe essere. Uno. Gli manca ciò che erano davvero i suoi figli prima del vincolo dei tre spiriti. Esempio. Due, in realtà aveva affetto nei confronti di Giratina. È stato averlo bandito, comunque lo ha fatto perdere per sempre in un'altra dimensione. Tre, in Beh, realtà era. questa qui mi piace un sacco. Cioè, questa lettura tua mi piace un sacco del Archeos ha perso un figlio Sì, esatto. perché l'ha dovuto bandire. Quindi Esatto. è una lettura che ormai io queste poesie le ho consumate in Endgame, ed è una delle letture possibili, secondo me. Ti avverto, non tutto quello che troveremo avrà una risposta univoca. Ma ci Quindi mancherebbe, per carità. giochiamo bene così insieme perché. Alcune saranno cose che dovremo capire noi o comunque dare noi un indirizzo. Poi tante altre, il 90% saranno certezze. Però ti dico che qua siamo particolarmente nel mondo bloodborniano dei forse. E quindi questa lettura mi piace un sacco. Mi piace un sacco il Archeos ha perso qualcuno, ha perso un figlio che non può tirare fuori di lì perché era aggressivo. Non lo vedrà mai più. Farà mai più parte del piano ordinato di vita dell'universo e quindi lei pure ha perso una persona insieme a qualcos'altro, ma non sappiamo cosa, ma come dicevi tu, non è solo la persona ciò che ha perso e quindi sì, sarebbe relatable con Archeos per questo motivo. Altrimenti, dicevi? Altrimenti è quello che ho detto prima, Archeos in maniera però molto poco empatica per l'essere umano, quindi non è corretto, ma chissà, ha perso se stesso. Ok, non è più il dio delle mille braccia, è un hai cane perso con una parte di l'anello. te, tanto Esatto, quanto sì. io ho perso una persona che amavo che era parte di me. Esattamente, sì. Diciamo che il trittico è questo. Certo. Figo però, cavolo. Cavolo. La persona, ragazzi, lei si dice quando è una persona. Una persona. La Sì. persona, ragazzi. Non sto dicendo di che sesso sia questa persona. È Esatto. italiano, ragazzi, è italiano. Lui, la persona, è un po' strano. Però se volete facciamo lui, la persona. Usiamo la Shva e siamo tutti quanti felici. Le poeta. Ma in realtà poeta è... esso il poeta, va bene. Comunque, ok, sì, molto bene. Molto Figo, bene. figo, figo. Quindi è trama time. È trama time. Dimmi, dimmi, ascolto. Dimmi che altro. L'hai trovata qui. Sì. Ok. Soprattutto, ripetiamolo, sottoterra. Bella vecchia. Esatto. Dico, l'hai trovata qua, davanti a quello che vedi. Sì. Però continuo a dire, non ha la minima importanza Archeos qua. No, è vero. È un tassello di tanti. Benché Sì. in realtà magari questo è semplicemente un alfabeto,
E se queste rovine sono le stesse delle ciotole, le ciotole hanno il suonello davanti. Assolutamente, E alla assolutamente, fine sì. non ha grande importanza nella stele, però comunque sembrava avere grande importanza Ma anche per. a Giubilo c'è quella sorta di santuario, no? Portafortuna. Sì, vero, giusto, bravo, bravo, sì, con l'oro sbiadito, vero, vero, Porca giusto, giusto, miseria, giusto. porca miseria. Tantissima roba quella. Bella, Bene, trama time, mamma mia, quanta roba oggi. bella, 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 bella. Allora, è il momento dell'azzurro! Ok. È il momento dell'azzurrino. Io ho evoluto tutta la squadra, tipo, intanto. Ti giuro. Maru si spaventa a morte. Guarda quant'è bestiale. Ma un orso nuova che ti corre così, se hai del miele in mano, è finita. Credo voglia riprodursi, Mike. Il professore conosce queste cose. Oh no. Raggiunta subito. Mira. Sei riuscita ad aiutare Ursaluna? Si è calmato. Sei un fenomeno! Bene, bene. Ma che ci fai da queste parti? Da queste parti? Come sei arrivata qui? Grazie ai moci, ti prego. Sì. Anch'io l'ho messo. L'odore di quei moci di patate ti ha guidata fino a me! Slurp! Santo cielo, se ci penso, che delizia! Mi sono proprio divertita al villaggio Giubilo! Slurp non lo leggevo da Topolino. Sì! Metapino! Comunque ora pare che il mondo voglia punirmi. Un Pokémon mi inseguiva e mentre scappavo mi sono presa una storta. Ah, la buon'ora. Se la memoria non mi inganna, tu sei Maru, giusto? Mi fa morire. Le ha fatto paura. Signora Ginaria, io ecco. Ti devo delle scuse, mia cara. Credevo fossi solo una screanzata del Team Diamante e ti ho mancato di rispetto. Imperdonabile, davvero imperdonabile. Ma io? Non hai nessuna colpa della collera di Lilligant e nemmeno dello stato in cui versava Ursaluna. Piuttosto, hai cercato di aiutarli. Io non sono per niente d'accordo. Per me Maro è stata una stronza. Comunque, sono serio. Cioè, ha dato la Sì. Vabbè, colpa a Genaria di tutto e se n'è andata a mangiarsi i moci di patate al ma villaggio Giubilo. Genaria ha legato il suo affetto e anima caratteriale al nostro protagonista dopo 10 minuti, comunque, Sì, cioè, mi infatti, sembra infatti. abbastanza lunatica. Tuttavia, non mi sono nemmeno presa il disturbo di ascoltarti. Mi vergogno di essere tanto vecchia, eppure così insensata. Non è insensata, credo sia una traduzione infelice. Insensata, ma vabbè. Beh, in realtà è anche colpa mia. Mi sarei dovuta spiegare meglio. Avrei dovuto dirvi che Ursaluna era impazzita dopo essersi avvicinato a Lilligant. Magari sì! Magari sì, ecco, avremmo evitato tante cose. Come? Cioè, tipo, vabbè, vabbè, va bene. È stata tutta colpa del suo profumo. Adesso si spiega la misteriosa polvere che aveva addosso Ursaluna. Sarà stata opera di Lilligant. Detto ciò, cos'è successo alla tua caviglia? Cercavo dei materiali per una sfera Zen, ma sono scivolata e mi sono preso una brutta storta. Ero andata al villaggio Giubilo per chiedere al Team Galassia di aiutarmi con Ursaluna. E visto che c'ero, anche per imparare qualcuno dei vostri trucchetti per creare strumenti. Il professor Laven mi ha parlato delle sfere Zen, così ho pensato di raccogliere cibo che piace a Lilligant per fabbricarne qualcuna. Tutti quegli aggeggi che usa il Team Galassia sono una meraviglia. Ci sono un sacco di cose che vorrei imparare. Un giorno la tua pronipote lo farà. Ora una ragione in più per sistemare subito le cose. Ovviamente è canonico che tutti quanti, grazie all'odore dei moci, sono qui, solo per Eh beh, questo. certo. Leader Damon, che pensavi di fare occupandoti di questa storia da sola? Cos'è? Sono davvero così inaffidabile? Beh, non hai tutti i torti. Chi si fiderebbe di un leader che non ha mai visto il sommo senno? Lo stesso leader che non è nemmeno riuscito a intuire che Lilligant aveva qualcosa che non va. Questo è un plot point importante, non l'hanno mai visto. Sì, non ho mai avuto dubbi che nessuno l'abbia mai visto, però Anche sì. io. Sì. Ehi, Mira, porterò all'arena della ribalta le sfere Zen create da Maru.
Ci vediamo lì. Non c'è di che preoccuparsi. Mira placcherà Lilligant e tutto volgerà al meglio. Grazie di non darmi nessuna responsabilità, Gennaro. Mira, è ora di recarsi all'arena, il sito regale di Lilligant. Penseremo io e il mio bibare a trasportare Maru. Dai, finiamo i boss brutti, ragazzi. Non mi interessa di te, Burmi. Volevo solo le bacche. Ok. Via! Oddio, intendo dire via! Oh, ragazzi, abbiamo finito la mappa. Guarda lì. Mamma, è bellissima. Vedrai, bravi, bravi, mappa. Bravi. Adesso me la rigiro tutta. Comunque, devo darvi un feedback che Dai. Sto pescando dalla community. Sono molto curioso. Ma proprio internazionale, internazionale. Ah, ok. In realtà, premesso che noi, e parlo proprio delle due community nostre, ok? Veniamo da un pedigree diverso, nel senso che abbiamo dei riflessi allenati a ben altri giochi. Ho sentito dire che in realtà questo boss ha messo in difficoltà delle persone. Però vedremo, insomma. Forte! Secondo me è impossibile, però no, obiettivamente non tutti giocano Pokémon giocando anche a tanto altro, soprattutto altri giochi che ti richiedono di rollare. Ma certo. Sai che mi piacerebbe un sacco una terza evoluzione di Parasect? Sarebbe fighissimo. Prima o poi. Sarebbe fighissimo. No, ma ragazzi, ma ci sta, è ora in chat stanno scrivendo. Io, per esempio, ci sono morto. Ragazzi, non è un insulto a chi è morto. Attenzione, e poi aspettate, vediamo che succede. Cioè, magari io pizza in faccia. Okay. Dal prossimo prendi pizze, questo te lo dico io. Però questo no. Eccoti, vuol dire che sei pronta, giusto? No, sono al villaggio a mangiare altri moci. Lilligant rimane splendida. Sai cosa sarebbe figo? Adesso scusa, io mi faccio i viaggi. Ti ascolto. Che la terza evoluzione di Parasect sia il fungo con occhi, magari. Cioè che il fungo diventi veramente Pokémon. Ah, che assorbe proprio la vita del tutto. Esatto. Sarebbe incredibile. Lilligant rimane splendida anche in preda alla collera. Cerca di non distrarti. Ok, Damon. Cosa devi dirci? Qual è la tua browser history? La caviglia di Maru è bella e nuova, grazie a uno dei miei unguenti curativi. Gennaria, le chiedo scusa per le rogne che abbiamo causato a voi del Team Pearl. Maru ha tentato di farsi carico della questione, ma era troppo per lei sola. L'esito non è stato dei migliori, ma riconosco le sue buone intenzioni. Ragazzi, lo so che sono morto alla farfalla e alla luna, va bene. No, no, che chat crudele! fanno bene, così mi spronano a dare il meglio. Lilligant, la regina delle creste, è come una danzatrice in continuo movimento. Ti consiglio di fissarla con attenzione per anticipare le sue mosse e schivarle. A forza di schivare i suoi attacchi la farai stancare fino a farle abbassare la guardia. A quel punto basta lanciarle contro un Pokémon. Sì, va bene, ho distrutto Clevor, penso che la danzatrice... Oh no, la danzatrice... Ora muoio da Lilligant, ragazzi. Ma sarebbe nel mio stile, ecco. Vediamo, alzo un po' il volume. Oh, questo volevo vedere. Ok. Ottimo. Cosa? È gialla. Beh, per forza. E lei è l'unico regale qui. No, ma la rabbia dorata vuol dire che non ha a che fare... Oddio, forse è un tuono anche qua. E chi lo sa? Infatti. Va bene. Lo sapevamo, sì. E diventare temporaneamente invulnerabile. Prendi il momento giusto quando sei sotto attacco per spostarti senza subire danni. Ah, ma che figo! Mi sa che era sempre così, ma ne parliamo dopo. Cosa fa? Ma dai! Beh, già è qualcosa, cioè non è Clivor, ti guarda.
Oh, ora è arrabbiata più di prima. Ecco. Volevo farla noi. Ah, è più veloce. Non sono un Chad perché faccio schifo. Ah, guarda, dai, un attacco in più. Ma non voglio lanciare un Pokémon in lotta. Sicura? Sicura? No. Oh, oh, cazzo, cos'è? Uè, dai! No. Urla. È in fase 2. Ma pure. Sono... cioè, sempre pensando a Game Freak, sono abbastanza sorpreso. Sì, sì, sono d'accordo con te. Secondo me questo doveva essere il primo, però va bene. Sì. Il primo ti guarda. Il primo ha due mosse, questo almeno ne ha quattro. GG. Yeah. Sì, penso che Mike da Chad l'abbia fatta no hit. Sì, 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 ma figurati. Io tu stavi... Tu sta... volte perché vabbè, schifo. Perché tu stavi... Perché l'hai già fatta. Succede sempre certo. Così. Comunque ho notato adesso che il mirino è Arceusiano. Mm-hmm. Non è il mirino. Non è il mirino. È la loro aura. Oh. L'astra Prato. Mm-hmm. Fico. Grazie davvero. Hai salvato sia Lilligant che Maru. Sia Ursaluna che Lilligant sono tornati alla normalità. Sei una grande. Mike, mi scrivono in chat che effettivamente schivare è la tua abilità, quindi. Ah, bellissimo. Sì, se ripenso, lo stato in cui era Lilligant, non la riconoscevo più. Oh. Maru, credo che tu debba dare scuse a qualcuno. Ah? Non ti affliggere, non ve ne è bisogno. Ma sì, invece, Genaria, sì. Esatto. Ti deve chiedere scusa, ti stava dando la colpa di tutto sto casino. Esatto. Oh, attenzione. Ripete la solita cosa. Così riportano le iscrizioni della rovina Flemma. Si tratta di certo delle parole del sommo sinno. Sebbene siano servite le gesta di una certa persona qui presente affinché le comprendessi veramente. Questo non ti fa onore, Genaria. No. Siamo in debito con lei. Maru. Non farti carico di ogni responsabilità da sola. Forse fare affidamento gli uni sugli altri non dovrebbe essere qualcosa di estraneo per te. Invero, non è ciò che facciamo noi capitani con i Pokémon? Muoio. Ha ragione. Beh, dopo un discorso del genere non posso di certo prendermela con te. Però voglio dirti una cosa, Maru. Hai agito come meglio credevi, e lo capisco. Ma d'ora in poi non nascondermi più niente. Non ne hai bisogno. Vai bene così come sei. Ma... questa apologia totale. Ma allenati a dovere. Casomai dovesse nuovamente succedere qualcosa a Lilligant, dovrei proteggerla nel modo giusto. Stavolta è allenarsi non con i Pokémon, ma personalmente. Devi schivare. Esatto. D'ora in poi che ne diresti di occuparti con me della tutela dell'Acquitrino. Informerò Perula che Ursaluna è stato placato grazie al Team Diamante. Ah beh, e Team Galassia. Comincia a crearsi un avvicinamento, dai. Bravo, esatto. Grazie, Mira. Oggi è stato un giorno memorabile. I tre team hanno unito le forze per il bene comune. È stata un'esperienza alquanto dilettevole per me. Ma ora è meglio che vada. Sai, io sono il leader del Team Diamante. Noi veniamo il sommo sinno, padrone del tempo. Il tempo scorre, trasformando la realtà. Per questo non possiamo vivere con la paura dei cambiamenti. Sono super d'accordo con Damon. Sì, sì, esatto. Non possiamo fare altro che adeguarci e tentare di migliorare il nostro presente. E qualcosa mi dice che dandovi una mano potrò realizzare questo proposito. Quindi ci rivedremo. Mira, grazie ancora. Ora voglio parlare un po' con Lilligant. Un Pokémon così gentile e tranquillo come te. Da dove veniva tutta quella collera? Non sono riuscito a proteggerti. E ho anche tenuto nascosta la verità. Ok, riferisci il direttore. Conta che Lilligant è una forma regionale. Ah, carino.
Il vero Lilligant, non... cioè il Lilligant originale era solo erba. Beh, torniamo da Sauron. Anzi no, facciamo prima la quest al volo per la base. Oh, mi hanno trovato gli oggetti. Sì. Grande, grazie. Diaminger. Guarda il contenuto. Eh sì, evviva. È proprio grazie lei. In diretta. Andiamo a fare la base brulla prima di andare via. Vai, allora ci mettiamo un attimo. È la 31. Traccala. Perfetto. Grazie ragazzi. Allora Ypsilonino. Sì, sì, esatto. Sì, sai il fatto è che giocando su PC con controller Microsoft, quando ti invertono X e Y è un incubo. Tranquillo. Ok. So cosa vuol dire. quando stavano uscendo le console new gen, stavo rincoglionendo. Sì, sì. Stavo proprio sì. Rincoglionendo perché dovevo provare tutto. Esatto. Ma erano tutti controlli diversi. Ah, è vero, giusto, l'Astra. Allora, vediamo un po'. Ah, sì, certo. Ok, 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 ok. Il Pokémon appena nato, potete attingere le lastre. Perfetto. E anche qui in inglese rimane uguale, per ora sono le stesse che abbiamo già letto. Anche se ti chiedo sempre di leggerle, perché potrebbero essere in ordine diverso. No, ma non diverso, solo, okay? Comunque ci ricorda che il Pokémon appena nato poté attingere le lastre. Può significare sia che le lastre fossero presenti quando è nato, quindi che la morte dei giganti fosse contemporanea, oppure bravo. Che quello che è successo dopo lo ha reso comunque abile a usarle. Sì, sì, esatto, esattamente. Eccoci qua. Ah, l'ho visto più volte questo NPC. Eh sì. Che odore. Ehi, fermali. Io non mi avvicinerei troppo fossi in te. Guarda un po' che pasticcio. Come diamine faccio a mettere su un campo base con queste pesti in mezzo ai piedi? Non solo stanchi già un bel grattacapo, ma figuriamoci un gruppetto come questo. Qui ci vuole un membro del team che se ne intende di lotte. Io me ne intendo. Davvero? Guarda che puzzano. Guarda e impara. Ti vedo bella carica. Allora lascia tutto in mano tua. Ma 3 contro 1 non piace. Violughi. Forte. Ok. Allora dai, Ursaluna, fai il bravo. Il professore ti avvisa che lui ha evoluto Ursaring. Infatti stavo guardando quello con un volto curioso. Fa, cavolo. Fico. Farlo non è proprio immediato, ecco, mettiamola così. Mi sa. Sì, sì, è un po' F il mio PG ormai. Allora, qui facciamo un altro battiterra tattico. Gli facciamo anche male. Qui iniziano i preparativi per il Poggen. Gli facciamo questa quest. E poi mi reclamano di là. Sai cosa facciamo stasera? Smackdown versus Raw. Ma dai! Sì. Siamo... Smackdown. Accidenti, ma allora sei forte per davvero. E i tuoi Pokémon non scherzano mica. Sei riuscito a tenere testa a 3 stanchi e non a soccombere alla loro temibile puzza. Grazie a te potrò finire il campo base in tranquillità. Solo un attimo. Quelle 3 puzzole rendevano impossibile questa operazione. Ecco qua, tutto pronto. Mamma mia, è fissato con la puzza. Oh! Nuovo campo base. Nice. Ebbene, possiamo inaugurare la base brulla. Il secondo campo base all'Acquitrino.
Chissà che in futuro qualche stanchi in vena di giocare non venga a farci visita. How lovely. Dai, bellissima serata. Oh. E ti direi, guarda, che qui ci possiamo fermare. Assolutamente. Fammi vedere pure il quest log. Sì. Così che... No, non posso fare quest dire... off screen. Però non penso che tu abbia quest off screen da fare. No, no, non ne ho ottenute altre, quindi ne abbiamo già parlato la scorsa volta. Allora... Però abbiamo, ne abbiamo fatte tre, mi sa, oggi. O tre o quattro, addirittura. Ippopotas l'hai fatta, la devi solo consegnare. Ne hai fatta anche un'altra, anche se non lo sai, ma te lo dico io. Ok, ok. Guarda che in realtà la prossima volta, tornati al villaggio, abbiamo quasi tutto fatto, tranne la roba che va fatta alla landa ossidiana. Perfetto, dai. E vuoi sapere se hai preso tutte le poesie qui? No, me lo direi la prossima volta, se non ne trovo nessuna stasera. Cioè, stanotte, insomma. Ok, ok, va bene. Dai. A quel punto... potremmo scegliere se A, cercare di fare le quest della landa ossidiana e trovare le poesie, ma manca ancora la mount d'acqua. Esatto, no, secondo me no. Il backtracking di quel tipo lo voglio fare a nuova mount. Anche perché questa l'abbiamo proprio col saltino pazzo buggato, l'abbiamo esplorata al 100%. Cioè qui non Fantastico. Manca niente. Sì, sì, esatto. Mentre di là... te lo dico già da adesso, non è fattibile alcun saltino, è lontanissima l'isola che devi raggiungere nella mappa numero 1. L'ho vista, sì sì. E quindi, insomma, richiederà l'utilizzo della mount, magari aspettiamo quella per poter poi fare anche le poesie pazze della landa ossidiana. Quindi, signori, venerdì prossimo, terza mappa. E ora, insomma, sì, puoi predire dal Pokédex quante ce ne mancano se lo apri. Ah beh, ma lo abbiamo sempre saputo, Esatto. Perché ne abbiamo parlato tempo addietro. Ecco qua. Wow, 3. 50%. 3, e quindi in realtà sono 5 totali, diciamo, salvo sorprese. Perché una è Isui. Ovvero quella generale. Cavolo. Tutta la regione. Ah, è in vero, teoria, è vero. Sì. In teoria, con la prossima mappa, superiamo il giro di boa. Le grandezze delle mappe sono diverse fra loro, quindi magari non saremo esattamente a me. Però ci avviciniamo a metà dell'esperienza, questo sì. Ok, fantastico. Bello, bella. Se le poesie di oggi ti sono piaciute e vi sono piaciute, la prossima mappa avrà delle robe grosse. Oh, che figata. Bene. Sono contento. Fantastico, bellissimo. Ragazzone. Un piacere. È tempo. Ma solo perché, altrimenti ti avrei fatto fare la mezz'oretta in più magari di quest giving, eccetera, eccetera, ma purtroppo devo scappare problema. Oggi. Very good. Spero vi siate divertiti, ragazzi. Io mi sono divertito parecchio e mi divertirò ancora di più la prossima volta. Queste quattro poesie iniziali, di quante... Sì, vuoi fare una prediction quante sono, secondo te? Ah, sì. Okay. La prediction che posso fare è... 15, ok, ci sta. Vedremo poi se è corretta oppure no. Ok. Chi raidiamo? Ah, allora, potremmo raidare Cristina Scabbia. È un periodo per il quale un'amica mi fa un certo piacere insistere. Ecco, sì. Un'amica, una compagna, ecco. E benissimo. Un artista, benissimo. Ragazzi, non vi permettete di fare domande a Cristina, eh? Non permettetevi proprio. Benissimo. Tempo al tempo, ragazzi. Fantastico. Ragazzone, grazie a mille. A presto, grazie a te. Della splendida serata e delle splendide riflessioni che hai fatto sulle poesie. Bellissimo. Tanto. Dai, e ovviamente facciamo una Giorgio Mannata prima di chiudere la live. Sempre, sempre. Guardate che non riesce a staccarsi, che sta continuando a fare le lotte. Mi manca un punto per Walmart. È patologico. Grazie mille, ragazzone. A presto. Ciao. Allora. Ah, com'è andata? Vi è piaciuta? Credo sia stata una bella live, accidenti. Sono molto contento. Sono contento. Tecniche rapide viste. Ok. Devo colpire qualcosa con qualcuno. Ha ha.
O no? Ok. Ok, fatto. Allora, ragazzi, è stato un piacere meraviglioso stare insieme. Grazie di cuore del supporto. In queste live non possiamo ringraziarmi come vorremmo. Però, insomma, mi dovrò abituare a ricordarmi con più chiarezza quando spostare le varie facecam. Però è fatta, no? È fatta. Un piacere, Nico. Vedrai, vedrai. Ah. Ma è tardi anche per me. Ma ci sarà, secondo me, almeno una live di Endgame insieme. Credetemi. Voglio avere un bel salvataggio su questo capitolo. Ci tengo molto. Il gameplay loop ha preso. Allora, poi parleremo invece in maniera più critica del videogioco. Sono molto curioso anche di dare valutazione a riguardo. Allora, è stato un piacere, signori. Un enorme piacere. Vi mando al raid. Grazie di essere stati con me, grazie di seguire un progetto che comunque è piuttosto prolisso. Per quanto, secondo me, ben fatto, è un titolo che può essere noioso da vedere. Alla prossima. Fight. Ciao, grazie del supporto gigantesco che silenziosamente date durante queste dirette.